Buongiorno, benvenuti a tutti. Cominciamo, diamo inizio ai lavori. Benvenuti a questo convegno, al convegno Le neuroscienze nelle aziende pubbliche e private. Cominciamo con una parte iniziale, con i saluti di chi ci ospita, anche se in piattaforma. Quindi ringraziamo l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari che in collaborazione con IDP Gruppo Puglia e IDP PA ha permesso l'organizzazione appunto di questo convegno. Non mi perdo appunto nella parte iniziale perché appunto i saluti ci permetteranno di entrare nel clima di questo tema. Ascolteremo l'avvocato Domenica Gattulli come segretario generale del Consiglio Regione Puglia. E poi ascolteremo il dottor Antonio Del Vino, che è il direttore, il padrone di casa, l'onorevole Gero Grassi, che come presidente del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ci accoglie e ci saluta, e ovviamente anche l'avvocato Francesco Mendolito, presidente del gruppo IDP Puglia, che ci porgerà i suoi saluti come benvenuto. Accelero questa parte iniziale perché credo che sia importante ascoltare l'avvocato Domenica Gattulli nel suo appunto inizio e saluto iniziale. Quindi, avvocato, le passo la parola. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie, benvenuti a tutti. Mi dispiace moltissimo non avervi potuto accogliere nella nostra aula consiliare, nella nostra nuova sede e posso dire con un po' di orgoglio anche bella sede. Ci è dispiaciuto tanto a me come all'ufficio di presidenza che da primo abbiamo, come dire, accolto con piacere questa vostra richiesta. Tuttavia, la pandemia ci ha costretto a comportamenti molto più virtuosi e prudenti. Parafrasando il proemio dell'Iliade, mi verrebbe da dire tanti lutti addussi agli Achei, ma in questo caso non è un eroe, ma è un invisibile virus. E purtroppo ci costringe a ripensare ai nostri comportamenti, alle nostre relazioni e ai nostri modelli organizzativi, perché si tratta di un momento di non poco periodo e la necessità di continuare nelle attività, nelle azioni positive ci induce, ecco, a ripensare ai nostri modelli organizzativi. Grazie alla scienza, grazie all'innovazione tecnologica, grazie al digitale, noi in Consiglio regionale siamo riusciti sin dal primo momento a creare situazioni di connessioni da remoto, quindi ad assicurare attività istituzionali come i lavori di aula, i lavori delle nostre commissioni e anche ad assicurare ogni giorno le nostre attività lavorative attraverso l'adozione del lavoro agile. Per la verità, quello che adesso sta andando in onda attraverso la decretazione d'urgenza è un lavoro agile fortemente derogatorio rispetto a quello che ha previsto il legislatore del 2017 con la legge 81 e che più era rispondente sia alle esigenze del lavoratore che del datore di lavoro. Il lavoro agile da deportazione, come lo chiamo io, relegati a casa, diciamo, non funziona. Ovvero funziona fino a un certo punto. Le relazioni sono importanti, la possibilità di cambiare il nostro know-how in sede, nelle sedi di lavoro, lo è altrettanto. E quindi, grazie a questi strumenti tecnologici, adesso noi possiamo vederci, incontrarci e continuare a discutere. Con l'augurio di potervi ospitare tutti in sede da noi, le ripasso la parola e buon lavoro a tutti. Certamente ci sarebbe piaciuto tantissimo perché abbiamo visto le foto della sede, quindi sarebbe stato bellissimo. Quindi penso posso parlare a nome di tutti, sia invitati, ospiti che ovviamente organizzatori. Approfitteremo del suo invito in tempi più calmi e sereni. Comunque, grazie per il suo contributo perché con le sue parole ci introduce un po' piano piano nel tema caldo, no? Di questo convegno. Attraverso il supporto di vari relatori.
E passo con grande piacere, anche con un profondo ringraziamento, alla dottora Antonio Delvino, che come direttore generale dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, insomma, è stato, ha sposato questo progetto, lo ha condiviso, lo ha voluto fortissimamente. Prego, dottor Antonio Delvino. Buongiorno a tutti e sono io che vi ringrazio. Per noi è un momento d'orgoglio poter ospitare sia pure virtualmente questa iniziativa. Io chiaramente devo ringraziare IDP, devo ringraziarle per aver pensato per aver pensato di discutere una tematica così importante. Ha trovato terreno fertile il nostro bravissimo direttore del personale, il dottor Madaro, di cui apprezzo non solo la competenza, la passione e, se mi permettete, doti di buona educazione, di stile che, come dire, fanno la differenza in un'organizzazione complessa. Magari fossero più diffusamente presenti, forse molti problemi, si risolverebbero da soli. Ha un unico difetto, il dottor Madro, devo dirlo pubblicamente, è uno juventino e questa cosa non riesco a tollerarla. Per fortuna il mio Milan ieri ha dato una lezione di calcio a tutto il mondo e quindi sono particolarmente tranquillo. Dicevo, ha trovato terreno fertile perché nei miei tempi di lavoro in Toscana sono stato docente ad un master sulla comunicazione in sanità e l'argomento che ho sviluppato è proprio la gestione del gruppo. Mi ricordo la definizione che scelsi per avviare le mie lezioni. Dicevo, un gruppo è una entità in cui il valore, di tale entità è superiore alla somma del valore dei singoli. Questa è una massima che dovrebbe guidarci, dovremmo essere in grado nella gestione dei nostri gruppi di lavoro di non essere mai soddisfatti se non si ottiene un risultato descrivibile così come l'ho definito in questa maniera. E sappiamo tutti due grandi verità, che mentre in un sistema semplice, diciamo, bastano delle relazioni estemporanee fra le persone perché le cose comunque funzionino, in un sistema complesso, qual è un'azienda sanitaria, o queste relazioni vengono strutturate, decodificate, organizzate, oppure l'organizzazione non funziona. L'altra grande verità che penso sarà sviluppata dagli emeriti relatori che avete scelto per discutere questo problema è che in sanità il cambiamento è il pane quotidiano. In sanità non c'è nulla che possa essere, come dire, stabilizzato per un certo periodo e ovviamente il cambiamento è motivo di stress. Però è uno stress che noi dobbiamo mettere in bilancio se operiamo in sanità a tutti i livelli, sia come capo di una rianimazione in un periodo Covid, sia come capo del personale, sia come caposala di un reparto di degenza. Dobbiamo sapere che questo non deve essere uno stress, che dobbiamo gestire il gruppo e il continuo cambiamento sapendo prima quello che ci aspettiamo che accada e come possiamo farlo, grazie anche a momenti di formazione come quello odierno. Dobbiamo capire qual è la parte nascosta dell'iceberg delle persone che lavorano con noi. Dobbiamo porci il problema di relazionare con questa parte nascosta e fare in modo che nelle nostre scelte, come dire, entriamo in sintonia, in empatia con i nostri collaboratori. Per fare questo bisogna capire, studiare. E quello che state facendo oggi, secondo me, crea le premesse per una sorta di nuovo paradigma di rivoluzione culturale, purtroppo non così ampiamente diffusa, ma se un gruppo come il vostro, prestigioso, si pone questo approccio nel trattare il problema della gestione in sanità, e vuol dire che siamo molto avanti. Vedo la professoressa Manuti e ricordo la pregherei di ricordare l'esperienza fatta sul campo qui nell'oncologico in tempi non sospetti, penso oramai 3 anni fa, quando con un questionario che mi colpì e mi affascinò, è andata a studiare la nostra piccola organizzazione, come dire, cercandone la complessità, però anche
determinando un percorso di formazione sul campo che lei stessa intervistava. E devo dire che i feedback sono stati molto interessanti. Quando termino, scusate se mi faccio prendere un po' dalla passione per questo argomento. Quando fui nominato direttore qui, oramai sono passati quasi 5 anni, mi ricordo che dissi nella prima assemblea, quindi dopo pochi giorni dopo la nomina, dissi: questo è un posto in cui ogni giorno si replica l'ok corral o mezzogiorno di fuoco, perché vi incontrate nei corridoi e il più veloce a tirare fuori la pistola e quel giorno comanderà. Dico: lasciate le pistole a casa, perché fin quando sarò io direttore, il primo che si permette di emulare l'ok corral conti con me. Non sono riuscito ad ottenere questo risultato completamente, ma qualcosa è cambiato. E se questo istituto è riuscito in 4 anni a raddoppiare la sua offerta assistenziale, tecnicamente il suo fatturato, forse deriva anche dal fatto che siamo riusciti con il dottor Madaro e con gli altri direttori, che siamo riusciti a gestire questo cupio di soldi, questa tendenza come dire, alla distruzione dell'organizzazione che aveva portato l'istituto sull'orlo della implosione, del fallimento. Scusate se l'ho fatta lunga, ma capirete quanta passione e quanto interesse metta in queste tematiche. Vi ascolterò silenziosamente fin quando sarà possibile e vi prego di non, come dire, di fare in modo che l'esperienza odierna sia la prima di una serie sistematica di riflessione su tali argomenti. Buon lavoro a tutti quanti. Grazie direttore, grazie mille, grazie per la sua passione, soprattutto per il fatto che in questo momento in Puglia e in Italia abbiamo bisogno di valorizzare anche queste competenze, chiamiamole pure intangibili, che apparentemente non sono, tra virgolette, urgenti, ma invece vanno costantemente coltivate proprio per fronteggiare, situazioni complesse, come lei appunto descriveva prima. Quindi davvero grazie per il suo supporto e per la sua ospitalità. Passo adesso la parola all'onorevole Gero Grassi per i suoi saluti iniziali. Vi ricordo che è il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, quindi insomma una figura che orienta scelte importanti dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Prego, onorevole. Buongiorno, buongiorno. Grazie dell'invito. Certo, sarebbe stato molto bello che questo convegno si fosse tenuto in presenza nella casa di tutti i pugliesi, che è l'aula del Consiglio regionale, ma dobbiamo fare di necessità virtù. Sono particolarmente lieto di intervenire perché in un periodo, quello attuale, nel quale pochi studiano, pochi programmano, pochi immaginano di costruire un futuro migliore, quando un'associazione come la vostra organizza un convegno altamente professionale come questo, fa sempre bene. Voglio ricordare anzitutto a me che il diritto alla salute sancito dalla Costituzione parte dopo la Prima Guerra Mondiale nel Veneto. I contadini si ammalavano e morivano e nell'associazionismo cattolico del Veneto si inizia a parlare di sanità per tutti. Sono anni difficili, il primo dopoguerra, la spagnola, il Covid di oggi. Se ne riparla nel codice di Camaldoli durante il fascismo. Poi la Costituzione sancisce con l'articolo 32 il diritto alla salute. Ma dal 1946 al 1978 questo articolo viene praticamente non attuato, benché tutti i partiti nei programmi elettorali inseriscono il diritto alla salute come prioritario. Questo articolo viene realizzato con la legge 833 del 23 dicembre 1978. Il 1978 potremmo definirlo l'anno horribilis, perché è l'anno dei tre papi,
ma è anche l'anno con la punta più alta del terrorismo italiano. Il 23 dicembre una donna, la prima ministro donna della Repubblica Italiana, Tina Anselmi, fa approvare la legge 833 che realizza pienamente il diritto alla salute. Sono passati 42 anni. Oggi abbiamo un problema. Questo diritto va difeso, ma va anche salvaguardato. Non possiamo consentirci il lusso di spendere denaro inutilmente, perché è poco. Dobbiamo studiare come mantenere alto il diritto alla salute, perché non possiamo privarci di questa bandiera di civiltà unica al mondo, perché molti stati hanno copiato l'833 dall'Italia. Alcuni hanno difficoltà a realizzarla, penso agli Stati Uniti. In questo momento di Covid noi abbiamo il dovere di avere sempre atteggiamenti di alto rigore morale, perché il diritto alla salute va concretizzato anche con l'etica dei comportamenti. Quando un'associazione affronta un tema così difficile con professionisti di alto livello, immagina di dare il suo contributo alla concretizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, per cui io vi ringrazio e vi sono grato. Sono grato al dottor Madaro che mi ha coinvolto ed invitato. Confermo che il suo difetto di essere juventino è imperdonabile, lo dico anch'io da milanista, e vi ascolterò per il tempo che mi è possibile, perché ognuno di noi ascoltando impara e nessuno può ergersi a conoscitore di tutto. Io chiudo nell'approccio da presidente del CIV, dell'Istituto Oncologico, incarico che mi inorgoglisce. Sto cercando di imparare ancora una volta per offrire anzitutto ai pazienti, che sono la centralità della sanità, e poi agli operatori la possibilità di realizzare quello che io ritengo essere l'apice di ogni cittadino, la coniugazione dei diritti con i doveri. In sanità non si possono reclamare diritti se a questi non si accompagnano doveri. Attraverso questa coniugazione noi manteniamo in equilibrio il sistema e offriamo a tutti la possibilità non di una sanità pensata, ma di una sanità realizzata con al centro la persona. Grazie e buon lavoro. Grazie onorevole Grassi. Intanto la radice, ricordare le nostre radici storiche, da dove nascono, no? Le principali fonti di ispirazione di quello che poi è diventato metodo, strumento, secondo me ci riporta un po' all'essenzialità delle cose, quindi la ringrazio di aver ricordato il percorso storico, da dove nasce il bisogno di mettere al centro le persone quando si parla di sanità, sia persone come operatori interni, sia persone come pazienti, quindi grazie per questo, diciamo, excursus, direi commovente per alcuni aspetti. Ora passo la parola all'avvocato Francesco Amendolito, che è il nostro presidente IDP Gruppo Puglia, che ha seguito, sponsorizzato, insomma, ci ha tanto tenuto a che questo convegno fosse un convegno capace anche di portare non solo la direzione del personale propria del mondo pubblico, ma anche la direzione del personale del mondo privato ad un confronto, ad un dialogo, spesso mondi separati che invece hanno tante cose in comune. Francesco, a te la parola. Grazie mille Laura, un saluto a tutti i partecipanti, sono numerosissimi nonostante gli impegni lavorativi, quindi da apprezzare. Innanzitutto voglio fare la battuta, diciamo, io mi sa che proprio in minoranza dalla tua madre, perché anche io sono milanista come l'onorevole Grassi, il dottor Delvino, quindi diciamo
sta messo male Donato, insomma, no? Però parto da lui, cioè, oltre che ringraziare il dottor Delvino e tutto l'oncologico per questa iniziativa che abbiamo condiviso, ma io ho bisogno di ringraziare personalmente, pubblicamente Donato e anche te, Laura, per questo, diciamo, secondo appuntamento con l'oncologico molto importante, che mi dà la possibilità di, ma veramente brevemente, perché sono curiosissimo di ascoltare tutti i relatori, ma mi dà l'opportunità di dirvi quello che in un certo senso è un obiettivo che la nostra associazione ha. A tal proposito, innanzitutto porto i saluti della nostra presidente nazionale, Isabella Colli Fagioli. Anche lei, come noi, è attenta a questi argomenti, a queste tematiche, anche per la sua natura di esperta in tal senso. Che dire, l'Associazione per la Direzione del Personale, che ho l'onore di presiedere qui in Puglia, oltre a interessarsi, a occuparsi di quella che è l'enfatizzazione del ruolo sempre di più importante nelle aziende, del direttore del personale, delle HR manager, in generale, di tutti i professionisti che ruotano intorno al mondo del capitale umano, delle risorse umane, che tra l'altro, consentitemi, in questo momento di pandemia e di gestione della pandemia, ha avuto un ruolo importantissimo in tutte le aziende, sia private che pubbliche, sotto gli occhi di tutti. E quindi non è un caso che l'IDP, come associazione maggiormente rappresentativa in tutta Italia del settore dell'HR management e quindi della direzione del personale, è sempre stata molto attenta a questi argomenti. Argomenti che, appunto, come ha detto anche Laura, spaziano da quelle che sono le problematiche dell'organizzazione pubblica, ma a quelle che sono le problematiche dell'organizzazione privata, però si intersecano, sono, in un certo senso, vanno sulla stessa strada. I cambiamenti abbiamo dimostrato, tra l'altro, come associazione ci occupiamo da tempo proprio su quello che è l'importanza delle neuroscienze, dell'ingresso delle neuroscienze nelle organizzazioni aziendali, sia pubbliche che private, è sotto gli occhi di tutti che i cambiamenti aziendali, se gestiti in tal senso, possono diventare una grandissima opportunità di crescita per le aziende stesse. L'ingresso delle neuroscienze, tanto care anche alla nostra socia Laura Conte, hanno portato lo sviluppo di importanti modelli di intervento sia sulla leadership che sulla gestione del personale, sullo sviluppo delle potenzialità delle risorse e anche sull'enfatizzazione di quelle che in un certo senso erano diventate le cenerentole dell'organizzazione generale, cioè le soft skills. Soft skills che in questo momento, anche di gestione dell'incertezza pandemica, di questo fenomeno che tanto ci sta facendo soffrire. Sta facendo soffrire non soltanto gli italiani, l'intero mondo, ma proprio le aziende, anche come organizzazioni. Evidentemente questo tipo di enfatizzazione delle soft skills, a mio modo di vedere, al nostro modo di vedere, unitamente all'ingresso delle neuroscienze, possono dare un vantaggio, uno sviluppo per quello che è appunto l'organizzazione aziendale. Per cui ancora grazie a Laura e a Donato, che hanno pensato ad una tematica così importante, condivido quello che sia l'onorevole Grasso che il dottor Delvino hanno enfatizzato, anche la collega Gattulli, con il rimpianto, insomma, di non essere stati ospiti nella sala consiliare, nella nuova sala consiliare della Regione Puglia, ma ci sarà un altro momento. Io sono ottimista, sono convinto che dall'inizio dell'anno 2021 potremo da ritornare in presenza, diciamolo così. E quindi non mi resta che ringraziare tutti i partecipanti, ringraziare in particolar modo i relatori e fare un in bocca al lupo e buon lavoro per quello che saranno appunto le tematiche affrontate oggi dai relatori. Grazie ancora. Grazie a te, Francesco. Bene, adesso è il momento della rivincita. C'è sempre una rivincita, quindi Donato finalmente puoi, come dire, riprendere la parola. Intanto ti ringrazio anch'io personalmente, così come ha fatto Francesco, perché l'idea di questo convegno, che è nata già, diciamo, nella prima metà, poi è stata rimandata, ma adesso finalmente, anche se online, ci ritroviamo.
E magari chiedo di silenziare i microfoni per qualcuno che magari si è connesso adesso. Mi sentite? Vai Donato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ringrazio il nostro direttore generale, dottor Delvino, e l'onorevole Gero Grassi, presidente del CIB, per gli apprezzamenti sulla mia persona dal punto di vista professionale e umano, e siete sempre molto generosi nei miei confronti. E a parte, insomma, l'appunto per essere bianco o nero. E siccome le cose non vanno tanto bene, meglio non replicare e tacere sull'argomento. Sarò breve, farò qualche piccola riflessione sul rapporto tra neuroscienze e strategie HR, sia soprattutto con riferimento ai periodi di cambiamento organizzativo. Cambiamento organizzativo che fino all'anno scorso era dettato esclusivamente da scelte aziendali delle direzioni strategiche, mentre da 8 mesi questi cambiamenti organizzativi e gestionali ci vengono imposti dalla pandemia. Parto da una ricerca molto significativa, a cui ha accennato il dottor Delvino nell'introduzione, e progetto di ricerca che abbiamo tenuto da settembre 2016 e si è conclusa a luglio 2017, sulla intelligenza emotiva al lavoro, assessment e training per valutare il potenziale, lo stile di leadership e le abilità emotive dei manager nelle professioni sociosanitarie. Questa sperimentazione è stata condotta magistralmente dalla professoressa Manuti dell'Università degli Studi di Bari ed ha coinvolto 35 capi, dirigenti medici e coordinatori infermieristici con 150 dipendenti che sono stati coinvolti soprattutto nella fase di somministrazione dei questionari. La sintesi della metodologia e dei risultati di questa ricerca è stata pubblicata sulla nostra rivista dell'Associazione del Personale sul trimestrale di dicembre 2017. Per cui chi è interessato ad avere qualche notizia in più su questa sperimentazione troverà una breve sintesi appunto sulla nostra rivista. Per quanto riguarda invece come dire, il contributo che le neuroscienze danno al nostro mondo del personale, faccio riferimento soprattutto a una branca specifica che è quella delle neuroscienze cognitive e comportamentali che ci possono aiutare sia nella formazione e sviluppo delle persone nelle organizzazioni, sia anche nella selezione del personale. È chiaro che nel mondo della pubblica amministrazione c'è un vulnus molto grande. Sappiamo che le selezioni del personale nella pubblica amministrazione avvengono quasi esclusivamente sulla conoscenza, sapere. In misura molto limitata l'area delle capacità del saper essere, avviene la verifica su questo avviene con prove pratiche. È completamente inesplorata l'area delle competenze del saper essere, in quanto non ci sono prove nell'ambito dei concorsi che vengono svolti dalla pubblica amministrazione, prove che finalizzate a valutare il comportamento organizzativo. Non ne parliamo poi dell'area del potenziale a cui ha fatto anche riferimento l'avvocato Amendolito, e cioè l'area del comportamento organizzativo del potenziale, quelle delle soft skill che fanno la differenza soprattutto per ricoprire le posizioni di organizzazione. Quanto riguarda la sanità, i medici, i direttori di strutture complesse, i direttori di area ed i coordinatori infermieristici. Un'altra riflessione che riguarda il rapporto tra le conoscenze e le abilità interpersonali e quelle tecniche. In questa fase in cui siamo invasi da una prevalenza di robot, di PC e di macchine, ci chiediamo qual è il rapporto, no, tra le abilità interpersonali e quelle tecniche, quali sono più importanti. Le neuroscienze ci danno un gli studi delle neuroscienze ci danno un contributo per capire che per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di leadership sono molto importanti e prevalgono le conoscenze e le abilità interpersonali rispetto a quelle tecniche. Non mi dilungo per rispettare i tempi, e attraverso l'intervento del dottor Pirolo
adesso alle 10:15. Auguro a tutti buon lavoro e passo la parola a Laura Conte. Grazie Donato. Allora, intanto abbiamo finito la parte iniziale dei saluti e Donato pone gli interrogativi che poi dobbiamo, a cui dobbiamo dare risposta. Quindi il concetto di potenziale è un concetto sicuramente interessante, però nonostante tanta letteratura a riguardo, ha dei punti di enigma, un concetto enigmatico, no? Soprattutto dove lo andiamo a cercare questo potenziale. Visto che si tratta di un approccio, di un modo di vedere e così via, che ancora non è in atto nelle persone, no? Non è reale. Quindi, che vuol dire? Poi, una volta che individuiamo il potenziale, come lo alleniamo? E la seconda domanda o riflessione che ci pone appunto Donato è quella di intuire tutte le potenzialità della nostra struttura neurale, della nostra struttura cognitiva ed emotiva allo stesso tempo. Quindi, sono i quesiti fondamentali. Io mi presento, sono Laura Conte, in questo momento coordino il comitato scientifico insieme all'avvocato Francesco Amendolito di IDP, vi accompagnerò in questo periodo, in questo viaggio, in questo convegno, supportando i vari relatori, presentandoli e poi alla fine chiuderemo con una piccola esperienza appunto o riflessione su uno strumento che può essere utile per allenare appunto le nostre capacità cognitive e anche emotive. E la scaletta di oggi, ecco, ha un suo percorso logico. Cominceremo a brevissimo ad ascoltare il dottor Domenico Pirolo, medico neurologo dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. E cominciamo con lui perché neuroscienze non possiamo non prendere in considerazione l'aspetto assolutamente neurobiologico del nostro funzionamento, altrimenti certe riflessioni passate in termini patenari. Invece, grazie al suo intervento, noi avremo la possibilità di rendere concreto, di comprendere, quasi direi visualizzare il processo di funzionamento di questa meravigliosa struttura cerebrale che noi abbiamo a disposizione e che nel suo funzionamento potrebbe veramente sorprenderci. E dopo seguiremo la dottoressa Emanuela Salati, ed è direttore formazione, selezione, sviluppo, welfare e organizzazione di una grande azienda Trasporti Milanese. E il suo intervento sarà focalizzato, poi ve lo presenterò meglio, nel come, no, le neuroscienze possono essere al servizio del management, quindi addirittura come un mondo che apparentemente è così lontano da quelle che sono le logiche gestionali e organizzative, invece entra di dritto e suggerisce metodi e strumenti. E continua il nostro percorso con l'intervento di Luigi Maria Vignali. Abbiamo direttore generale per gli italiani all'estero, quindi Ministero degli Affari Esteri, ed è anche dottor Vignali, coordinatore nazionale di IDP PA, quindi gruppo di lavoro IDP per la pubblica amministrazione. Quindi mettiamo insieme il mondo privato, diciamo così, e il mondo pubblico e come alla fine il linguaggio delle neuroscienze non trova confini, non ha confini, perché entra assolutamente in ogni tipo di mondo, in quanto, come diceva prima l'onorevole Grassi, la persona è al centro, le potenzialità delle persone sono al centro. E incontreremo la professoressa Amelia Manuti, che grazie alle sue ricerche e al suo lavoro nell'università, ecco, ci parla del mondo delle contaminazioni, il ruolo delle neuroscienze. Poi nella formazione, no? Qual è l'impatto degli studi e delle ricerche nell'ambito delle neuroscienze nel mondo della formazione e nello sviluppo delle risorse umane. Poi concluderò io il lavoro con una piccola riflessione su uno strumento che appunto è l'applicazione della mindfulness all'interno di un contesto che culturalmente è molto lontano da queste tecniche di allenamento della consapevolezza e delle potenzialità. Bene, vi passo immediatamente, anche perché abbiamo qualche minuto da recuperare e poi credo che sia interessante ascoltare immediatamente il dottor Domenico Pirolo. Il suo intervento
dal titolo La neurobiologia dell'intelligenza e delle emozioni, sono profondamente piena di aspettative, dottor Pirolo, glielo dico con molta sincerità, perché per me la comprensione passa sempre attraverso la visualizzazione di immagini, quindi per me immaginare come funzionano alcuni processi è fondamentale per poi credere sempre di più in alcune tematiche, in alcuni approcci. Benissimo, a lei la parola, dottor Pirolo. Sì. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a lei, dottoressa, grazie anche al dottor Delvino e al dottor Madaro che mi hanno invitato a questo convegno così interessante sul ruolo delle neuroscienze nella gestione delle aziende, ovviamente dal mio punto di vista soprattutto delle aziende sanitarie, in un periodo appunto di incertezza prolungata in cui diciamo il ruolo della emotività è molto importante. E, anche se devo dire che diciamo quando ho ricevuto questo invito inizialmente ho avuto un po' di imbarazzo per la vastità un po' dell'argomento. C'era la possibilità di parlare insieme, per esempio, di tante cose, per esempio dell'intelligenza emotiva e di come questa possa condizionare la leadership in un gruppo di lavoro, oppure dei tantissimi comportamenti che possono, diciamo, in una gerarchia aziendale condizionare la produttività o la, diciamo, di un'azienda. Ma anche, direi, soprattutto per il ruolo che io rivesto all'interno di un'azienda sanitaria, ho pensato che forse era il caso di partire proprio dalle basi neurobiologiche di queste due attività cerebrali che vengono sintetizzate nelle emozioni e nell'intelligenza, che in realtà poi vedremo caratterizzano un po' il cervello umano. E ovviamente un titolo anche un po' provocatorio, perché è impossibile ovviamente immaginare che noi possiamo analizzare queste basi neurobiologiche, però diciamo mi è sembrato un ottimo punto di partenza proprio nell'argomento della gestione delle aziende. E è un po' come dire, capiamo bene di cosa parliamo e da dove partiamo. E noi partiamo naturalmente da questo cervello che vedete, diciamo, nella diapositiva. E ho anche deciso di cominciare questa mia relazione partendo da una frase che è appunto una frase che risale al V secolo avanti Cristo, una frase di Ippocrate che è considerato il fondatore della medicina moderna e che vi invito a leggere insieme a me. Gli uomini devono sapere che da niente altro se non dal cervello deriva la gioia, il piacere, il riso, il divertimento, il dolore, il pianto e la pena. E attraverso esso noi acquistiamo la conoscenza e le capacità critiche e vediamo e udiamo e distinguiamo il giusto dall'errato. E attraverso il medesimo organo noi diventiamo pazzi e deliriamo e temiamo e il terrore ci assale. È una frase che ovviamente rivendica la centralità del cervello non solo per quanto riguarda le emozioni, la cognitività, ma come vedete anche un po' per l'acquisizione di quelli che sono i valori morali individuali di ognuno di noi. E ripeto, una frase che era rivoluzionaria allora, adesso può sembrarci appunto banale, ma in realtà è il punto di partenza da cui noi dobbiamo partire. E a costo anche di sembrare un po' troppo organicista, vedrete che in realtà non lo sono per niente, ho anche pensato che forse era il caso di partire anche dalla sistema, proprio dalla unità funzionale di tutto quanto il sistema nervoso centrale, che è la cellula nervosa, che qui viene schematizzata e vedete che è costituita da una parte che è il corpo cellulare che tiene il nucleo e da una serie di prolungamenti, dei quali alcuni sono a livello del corpo cellulare e l'altro che invece viene definito come assone o neurone, invece il prolungamento che permette alla cellula di entrare in comunicazione con altre cellule. Perché? Perché il sistema nervoso funziona attraverso la comunicazione, cioè è un sistema che riceve delle informazioni
le elabora, le integra e successivamente dà delle risposte. Questo è il sistema con cui funziona il sistema nervoso centrale. Esistono naturalmente dei livelli diversi di complessità, e qui diciamo le risposte elaborate possono essere molto semplici, come per esempio quella che noi abbiamo quando colpiamo col martelletto un tendine. Quindi evochiamo un riflesso, questa è una risposta estremamente semplice che non coinvolge nemmeno la corteccia cerebrale, cioè la parte più nobile del nostro cervello. Ci sono ovviamente dei livelli di complessità sempre crescenti, fino addirittura a livelli di complessità che possono portare alla risoluzione di un problema matematico o addirittura alla costruzione di un'opera d'arte. E quindi come comunicano le cellule nervose? Anche qui uno schema che io cercherò rapidamente di descrivervi e che rappresenta proprio, come vedete, un collegamento tra due cellule nervose. Noi abbiamo che la cellula che sta in alto, la chiamiamo cellula numero 1, e la cellula numero 2 devono comunicare tra loro. Il segnale deve passare da una cellula all'altra. Come avviene questo? Questo avviene in modo semplice. In che senso? Il segnale che è rappresentato da una corrente elettrica dell'ordine di microvolt che arriva alla terminazione del neurone, chiamiamolo numero 1, determina la liberazione in questo spazio che è tra le due cellule, che si chiama spazio sinaptico, di alcune molecole estremamente specializzate che sono i neurotrasmettitori. Il neurotrasmettitore trova sulla superficie della cellula in basso una delle proteine altamente specializzate che si chiamano recettori. Recettori che sono specifici per quel neurotrasmettitore. Il collegamento, il legame che avviene tra il neurotrasmettitore e il recettore attiva la cellula numero 2. Quindi in questo modo il segnale passa da una cellula all'altra. Visto che, come vedremo, la comunicazione, il collegamento è l'elemento fondamentale che permette al cervello di funzionare. Quindi il sistema è biochimico. È esclusivamente biochimico, questo in tutte quante le manifestazioni del sistema nervoso. Vale a dire che se io devo sollevare una valigia che ha un certo peso, azionerò i muscoli che necessari a svolgere questo movimento e questo, diciamo, io riesco a collegarlo molto facilmente a una biochimica come quella che abbiamo visto. È molto più difficile, è molto meno digeribile pensare che la mia gioia o il mio dolore oppure la mia capacità intellettiva sia legato a un meccanismo che è esclusivamente biochimico. In realtà anche questo è il punto di partenza da cui noi non dobbiamo mai prescindere. Ora, quindi, importantissimo il ruolo dei neurotrasmettitori che io qui ho elencato. Questi sono i neurotrasmettitori più, diciamo, importanti. Ne parleremo poi in dettaglio ora che passiamo a parlare del sistema limbico. Un'altra considerazione che io voglio fare è questa, cioè che quando noi parliamo di emozioni e di intelligenza, dobbiamo in un certo senso diciamo allontanarci dalla idea che i pionieri della neurologia nei secoli scorsi hanno avuto, cioè di mettere in collegamento le parti del cervello con alcune funzioni. Io qui vi riporto quella che è una, diciamo, mappatura della corteccia cerebrale, che è stata fatta appunto nei secoli scorsi, in cui vedete ci sono sulla corteccia cerebrale dei numeretti. Vale a dire, i neurologi hanno, soprattutto con studi fatti su cervelli post-mortem, di cervelli di pazienti malati, hanno individuato la corrispondenza tra certe aree del cervello e certe attività. Quindi noi abbiamo l'area motoria primaria, l'area della espressione verbale, della comprensione verbale, della percezione dei suoni e della vista. E addirittura, per quanto riguarda alcune di queste attività, in particolar modo per l'attività motoria, l'attività sensoriale, addirittura non solo hanno individuato le aree corrispondenti, diciamo, alle attività motorie e sensitive, ma addirittura hanno stabilito una correlazione topografica tra la raffinatezza, per esempio, dei movimenti della mano e l'ampiezza della corteccia cerebrale deputata al controllo della mano. Quindi vedete che la mano, per esempio, è molto più rappresentata rispetto non so, al piede o all'arto inferiore perché i movimenti della mano sono più fini. Così come vedete in basso a destra la muscolatura laringea, che è quella che ci permette poi di esprimerci. E lo stesso vale anche per l'aspetto sensitivo. Ora, questo che diciamo viene denominato omuncolo motorio e sensitivo, in realtà
se noi parliamo di emozione e intelligenza, non è questo un modello, diciamo, proponibile, proprio perché le diciamo, variabili sono tanti, le variazioni individuali sono tante, e anche è oggettivamente difficile proprio quantificare, oggettivare un sentimento, oppure oggettivare, come vedremo, la intelligenza. Ma partiamo sempre dalle certezze e quindi cominciamo a parlare della emotività, delle emozioni, e quindi è inevitabile partire da quello che è il sistema limbico. E come vedete non è una struttura unica all'interno del cervello, come si vede in questo disegno, è costituito da parti corticali, ma parti anche sottocorticali, alcune vengono elencate, sono anche nomi che, diciamo, anche familiari un po' per tutti, il talamo, l'ipotalamo, l'ipocampo, l'amigdala, che è una struttura estremamente piccola, ma fondamentale proprio per quanto riguarda la regolazione delle emozioni. Allora, il sistema limbico è, tra l'altro, in grado di condizionare tanti aspetti. Qui abbiamo alcuni disegni che io vi ho mostrato, che, diciamo, mirabilmente il più grande disegnatore anatomico che mette ha, diciamo, ha prodotto, e vediamo come, appunto, la mimica, il sistema nervoso vegetativo, vedete questo signore che ha un attacco d'ansia, che si tocca il petto perché ha un dolore al petto, la signora è seduta sul bordo della sedia perché è in preda ad una, diciamo, ansietà continua, oppure in quest'altro caso in cui noi vediamo la mimica di una persona depressa, fino ad arrivare ad una condizione come questa, che esprime proprio la anedonia di una persona, di cui parleremo poi successivamente. Quindi cosa accade? Il nostro sistema limbico è in collegamento con altre parti del cervello ed è alla fine in grado di, diciamo, condizionare molti, se non tutti, gli aspetti della vita di relazione. Vediamo il ruolo quindi del sistema limbico qual è. Diciamo che prima di tutto possiamo dire che rappresenta un po', dà il colore alle nostre emozioni, cioè orienta le nostre idee verso la gioia, la felicità, l'allegria, oppure verso la tristezza. È in grado però di filtrare anche gli eventi esterni. È chiaro che, diciamo, a tutti che se una persona ha un umore orientato verso la depressione, vivrà con grande travaglio, con grande preoccupazione, anche piccoli, diciamo, gli sguidi, piccoli contrattempi, mentre invece chi ha magari un umore positivo o addirittura in uno stato di euforia, magari vivrà con leggerezza anche, diciamo, situazioni, diciamo, un po' più difficili. Ed è anche molto importante per quel che riguarda, diciamo, e questo lo vedremo anche meglio in dettaglio, in questo c'entra soprattutto nel settore chiamato dopamina, nella, diciamo, nei comportamenti, diciamo, che danno gratificazione e che procurano piacere, quelli, diciamo, in cui c'è la motivazione a un comportamento che procura piacere. Quindi i neurotrasmettitori, tornando un po' allora, i neurotrasmettitori quindi vengono, diciamo, un po' elencati nel dettaglio, e quindi sappiamo la serotonina, tutti quanti ormai sanno che la serotonina è il neurotrasmettitore coinvolto principalmente nella regolazione dell'umore, e infatti negli ultimi anni la maggior parte dei farmaci, diciamo, antidepressivi sono farmaci che potenziano la trasmissione serotoninergica, quindi in definitiva che vanno ad aumentare la quantità di serotonina in quello spazio sinaptico che ricorderete, no? Quindi aumenta la disponibilità di questo neurotrasmettitore, quindi viene potenziata la trasmissione lungo i circuiti che appunto provvedono alla regolazione dell'umore. Ma la serotonina è coinvolta, come sappiamo, anche in altre attività, per esempio nell'alimentazione, nella regolazione dei disturbi, quindi nella condotta alimentare, così come anche nella sessualità. Un altro neurotrasmettitore importantissimo è la noradrenalina, che sappiamo essere il neurotrasmettitore principale del sistema nervoso simpatico, cioè del sistema nervoso di una parte del sistema nervoso vegetativo, cioè involontario, che è coinvolto anche lui in parte nella regolazione dell'umore, ma è soprattutto coinvolto in tutti quei processi che attivano l'organismo ad affrontare una situazione di pericolo. È, diciamo, anche comune dire ho avuto una scarica di adrenalina, proprio per dire quando ci si trova di fronte ad una situazione di pericolo,
questo neurotrasmettitore viene prodotto in grande quantità e quindi comporta questo un aumento della pressione arteriosa, un aumento della frequenza cardiaca, mette in circolo quantità di glucosio che rappresenta, diciamo, quindi una sostanza nutritiva, fonte di energia pronta, proprio perché prepara l'organismo alla lotta o quantomeno all'impegno. Quindi è il neurotrasmettitore della reazione di allarme. Della dopamina abbiamo un po' parlato, già abbiamo già detto quindi che interviene nei processi un po' di gratificazione di rewarding, è coinvolta anche, come segnato, anche nel disturbo da abuso di sostanze. E abbiamo anche un altro aspetto molto importante che è pure condizionato dal sistema limbico, proprio perché fa parte integrante del sistema limbico anche l'ippocampo, con l'acetilcolina. Noi sappiamo che nelle malattie, nella principale malattia degenerativa che comporta un deficit di memoria, il coinvolgimento dell'ippocampo è molto importante e soprattutto abbiamo un deficit proprio di questo neurotrasmettitore che è l'acetilcolina, che è peraltro il neurotrasmettitore principale anche del sistema nervoso parasimpatico. Ma allora cosa rende il nostro sistema limbico che, diciamo, vi ho detto, è un sistema, diciamo, filogeneticamente antico, nel senso che è un sistema, diciamo, che anche animali che occupano una posizione molto più bassa rispetto a noi nella scala filogenetica hanno, e in loro è, diciamo, molto collegato un pochino, diciamo, all'olfatto, una modalità sensoriale che per noi, diciamo, è poco sviluppata, proprio perché era legato fondamentalmente alla regolazione di comportamenti utili per procacciarsi il cibo, per lottare e per la sessualità. Quindi in pratica per la sopravvivenza della specie. Il nostro invece è più evoluto, e il nostro sistema limbico perché è così evoluto? Perché è fortemente collegato, quindi torniamo un po' al discorso di quelli che sono i collegamenti, con altre parti del cervello, quindi con parti profonde del cervello come il mesencefalo, con i nuclei ricchi di noradrenalina, proprio perché è coinvolto nelle reazioni di lotta e fuga, che per noi magari, diciamo, rispetto ad altre specie animali, rappresentano soltanto il momento in cui dobbiamo avere una, diciamo, performance più valida del solito, con umore, sessualità, alimentazione, abbiamo già detto, con la memoria per il sistema parasimpatico e forse, questo è forse l'aspetto più caratterizzante, proprio con la corteccia prefrontale, cioè con quella parte più anteriore della corteccia cerebrale che rappresenta, diciamo, la sede della integrazione, della elaborazione, questo lo vedremo dopo anche parlando dell'intelligenza, di processi decisionali e della programmazione dei comportamenti. Quindi è questo, diciamo, ancora una volta che ci permette, ancora una volta torniamo sul discorso dei collegamenti, che ci permette quindi di stabilire che la quantità e la qualità di questi collegamenti sono quelli che poi fanno la differenza sia nel campo delle emozioni e direi ancora di più, diciamo, nel campo un po' dell'intelligenza. Ora è chiaro che il collegamento molto funzionale che abbiamo fatto, per quanto, diciamo, anche questa, insomma, è una nozione comune, noi non conosciamo, diciamo, il funzionamento solo di parte del nostro cervello, cioè di come funziona soltanto alcune parti del nostro cervello. E ancora di più, quando parliamo di intelligenza, una, diciamo, relazione, una correlazione omnidirezionale è ancora più difficile, cioè è impensabile, diciamo, stabilire. So che la sede dell'abilità matematica è in una parte del cervello piuttosto che in un'altra. Quindi è ancora più difficile stabilire delle correlazioni, anche perché nella stessa definizione di intelligenza noi abbiamo, diciamo, qualche difficoltà. Qui abbiamo segnato alcune, diciamo, delle caratteristiche dell'intelligenza che in un convegno come quello odierno dobbiamo considerare soprattutto una capacità di risoluzione, diciamo, di problemi. Leggiamo insieme queste due definizioni, quindi è un mosaico di elementi che consentono di comprendere e affrontare situazioni in modo efficace,
è anche però, soprattutto, di rielaborare le esperienze e di rielaborare gli stimoli esterni, oppure la capacità generale di affrontare i problemi e anche di riorganizzarsi sulla base proprio delle dinamiche tra l'organismo e l'ambiente. Quindi non è un semplice apprendimento, bensì è ciò che caratterizza l'intelligenza umana e soprattutto la capacità di comprendere il mondo che ci circonda e poi ovviamente di interagire nel modo più corretto. Questa concezione dell'intelligenza è una concezione che può essere accettata soltanto se pensiamo che l'intelligenza venga inserita in delle reti, in dei network, che vale a dire in alcune parti del cervello che collegate tra di loro, quindi vedete, torniamo sempre al discorso dei collegamenti, interagiscono e cooperano per la risoluzione, di un problema. Ora, alcuni hanno anche voluto dare un nome, a quelle che sono le caratteristiche dell'intelligenza. Qui abbiamo qui questo esempio, qui vengono elencate 7 abilità mentali primarie. Anche qui le leggiamo insieme, per quanto, ripeto, quella che è la mia idea, una classificazione di questo tipo ci porti forse un po' lontano da quello che poi vedremo nella conclusione praticamente della relazione. Comunque leggiamo insieme, leggiamo che parliamo della comprensione verbale, della fluidità verbale, della abilità aritmetica, visualizzazione spaziale, memoria associativa, ragionamento intuitivo e velocità di percezione. Ora, nello studio dell'intelligenza noi abbiamo fondamentalmente due approcci di studio, un approccio morfologico e uno funzionale, naturalmente non antitetici tra di loro. L'approccio morfologico è quello che mette in relazione i risultati, per esempio, di alcuni test psicometrici con misure anatomiche. Il volume del cervello, il peso del cervello, lo spessore della corteccia cerebrale o la densità delle fibre della sostanza bianca. L'altro invece approccio funzionale è un approccio che funziona in modo invece completamente opposto. Cioè in questo caso noi abbiamo la capacità di analizzare il funzionamento del cervello in corso di alcuni test, in corso di alcune attività. E questo, vedremo ancora meglio tra pochi minuti, ha portato alla elaborazione della teoria del network fronto-parietale. Ora, è chiaro che i grossi passi avanti che noi abbiamo fatto per quanto riguarda le tecniche di neuroimmagine hanno dato una grossa mano soprattutto allo studio anche dell'intelligenza, ma non solo, dal punto di vista funzionale. Gli esami di cui rapidissimamente parleremo sono questi: una è la PET, l'altra è la risonanza magnetica nucleare funzionale e l'altra è la trattografia, che è una varietà di risonanza magnetica nucleare. Praticamente sono seppure su principi diversi, cioè basati su principi diversi, però queste tecniche si basano sul fatto che nel momento in cui una parte del cervello viene attivata per lo svolgimento di un compito, o aumenta il suo consumo di glucosio, oppure aumenta il flusso ematico o la quantità di acqua che circola. Quindi alla fine noi con le immagini che, ripeto, adesso noi rapidamente vedremo, riusciamo a capire come sta funzionando il cervello in quel momento, cioè in vivo col paziente, che sta per esempio svolgendo un compito. A titolo solamente esemplificativo, io vi ho portato queste immagini. Questa è un'immagine di PET che peraltro si riferisce ad una condizione patologica molto grave, che è la malattia di Alzheimer. Ecco, è solo per dirvi che mentre a sinistra vediamo la PET di una persona sana, che ha funzioni cognitive normali, e che quindi vedete ha un consumo di glucosio molto estesa nel cervello, nell'immagine di destra, che invece si riferisce a un paziente con Alzheimer, vedete che il colore rosso che è riferito al consumo di glucosio è ridotto soltanto a piccole parti del cervello, quindi si tratta di un cervello in questo caso gravemente malato. Queste sono immagini analoghe, in cui addirittura viene confrontata anche l'immagine in base al tracciante radioattivo che noi utilizziamo per
marcare, diciamo, il glucosio, ma la sostanza è questa. Le immagini successive sono invece di risonanza magnetica nucleare funzionale, in cui vediamo che un compito, per esempio motore, ma allo stesso modo un compito, diciamo, intellettivo, la risoluzione appunto di un problema, accende, cioè attiva una parte del cervello piuttosto che un'altra. Vedete, per esempio, giusto per mostrarvi una caratteristica, il gesto motore complesso, come vedete, attiva, accende una maggior parte di corteccia cerebrale. Questa, diciamo, è un'immagine sovrapponibile alle precedenti. E quest'altra invece è un'immagine anche molto bella dal punto di vista estetico, che invece è riferita alla trattografia, che è una varietà della risonanza magnetica che ci permette invece di studiare proprio la densità e la direzione delle fibre, che rappresentano un elemento fondamentale della connessione, cioè della comunicazione tra varie parti del cervello. E proprio attraverso lo studio, studi di questo tipo, che si è anche giunti alla, diciamo, elaborazione di questa teoria, della teoria Parietal Frontal Integration Theory, che è appunto una delle tante ipotesi secondo la quale noi abbiamo che nello svolgimento di un compito cognitivo la informazione rilevante ai fini del, diciamo, svolgimento del compito viene prima di tutto, diciamo, raggiunge prima di tutto la corteccia uditiva o la corteccia visiva, a seconda ovviamente della modalità coinvolta. Di cui le informazioni poi passano, si dirigono sempre attraverso questi collegamenti alla corteccia parietale, dove in particolar modo alle aree associative della corteccia parietale, dove avvengono i processi di integrazione e di astrazione. E infine il collegamento finale è quello con le aree frontali, quindi torniamo un pochino con l'idea che abbiamo dato prima della corteccia prefrontale, che rappresenta la sede in cui abbiamo la selezione delle informazioni utili alla risoluzione del compito e anche alla scelta delle azioni rilevanti proprio per la risoluzione del compito. E sempre con studi sulla connettività cerebrale, noi, diciamo, grazie a questi studi, noi studiosi, scienziati, hanno stabilito che esiste una correlazione tra la connettività funzionale e i livelli intellettivi, cioè i livelli di intelligenza sono fortemente correlati con la capacità di trasferire le informazioni tra aree cerebrali distanti tra loro, con delle connessioni che vengono definite deboli, nel senso di connessioni dinamiche, fluide, che sono un po' in contrapposizione con le connessioni rigide, che sono quelle statiche, che rappresentano le connessioni, diciamo, di struttura praticamente del sistema. E quindi che cosa noi possiamo immaginare? Possiamo immaginare, quindi, diciamo, avvio alla conclusione, che probabilmente, questo è anche saputo, gli stimoli che possono essere forniti anche nei primissimi anni di vita a una persona che magari ha già la, diciamo, la fortuna di avere dei fattori genetici che gli conferiranno comunque una buona intelligenza, la presenza di questi stimoli possa in qualche modo favorire lo sviluppo di queste connessioni, quindi andando a stimolare, diciamo, una intelligenza che è più di tipo, diciamo, come devo dire, diciamo, creativo, astrattivo, rispetto, diciamo, alla intelligenza legata all'esperienza e all'apprendimento. Quindi sicuramente nel determinare l'intelligenza di una persona ci sono dei fattori genetici, ma senz'altro anche la presenza di fattori ambientali che vanno appunto a stimolare queste connessioni, a favorire queste connessioni, hanno un ruolo molto importante per definire la intelligenza a livello intellettivo di una persona. E ora, avviandomi, diciamo, alla fine, io voglio mostrarvi, diciamo, la ultima diapositiva, perché è la diapositiva che poi sintetizza quello che io ritengo un po' della intelligenza. Cioè, nel momento in cui noi osserviamo un'opera come questa, cioè cosa una persona è stata capace di fare a partire da un blocco di pietra, noi ci dobbiamo chiedere
cosa è, diciamo, responsabile, cosa ha fornito gli strumenti a queste persone per costruire un capolavoro come questo. Allora noi ci dobbiamo chiedere quanta forza, quanta creatività, quanta passione, quanta abilità manuale, quanta fede, emozione può aver prodotto questo. Questo noi lo possiamo accettare, lo possiamo capire, solo se consideriamo il nostro cervello una unità funzionale, unità, unica, inimitabile, che per certi versi dobbiamo anche proteggere un po' dalla omologazione, dobbiamo un pochino conservare nella varietà individuale, ed è fondamentalmente il risultato di una catena evolutiva che ha prodotto questa macchina meravigliosa in cui emozioni, intelligenza, forza agiscono in armonia, fornendo, diciamo, dei risultati così strabilianti. Grazie, grazie per l'attenzione. Bellissima questa riflessione che ci pone, tutto l'excursus che le ha fatto sul funzionamento del nostro cervello. E quindi ho bisogno semplicemente di condividere con lei un paio di curiosità. La prima è: sei d'accordo con la possibilità di allenarlo, continuare ad allenare questa struttura di funzionamento anche da adulti? È una curiosità. E poi soprattutto lei in apertura ha detto una cosa importante, cioè moltissimi studi sono stati fatti e si continuano a fare a proposito del funzionamento del cervello, ma a me sembra che noi conosciamo come funziona solo una piccola parte di questo meraviglioso marchingegno. Ecco, mi piacerebbe sapere se lei ritiene che in un prossimo futuro, vicino, lontano, insomma dipende un po' dai vari studi, però si possono svelare altri misteri, perché veramente è un mondo misterioso, cioè la combinazione complessa, macchina così perfetta, veramente è possibile conoscerla fino alla fine? Sì, allora diciamo di tutto, sì, l'allenamento è fondamentale, diciamo che noi abbiamo anche nello studio delle malattie che compromettono le funzioni cognitive, noi parliamo proprio di una riserva cognitiva, proprio per indicare quello che è un po' il patrimonio culturale di una persona, che rappresenta, diciamo, una sorta di, non dico di protezione, ma comunque di maggior tutela verso le malattie degenerative. Quindi è chiaro che quello che le dice l'allenamento è, diciamo, è più che corretto, nel senso che, diciamo, l'esercizio, ecco, intellettivo è sicuramente, non vorrei esagerare, però probabilmente più efficace anche di quelle che sono le poche terapie farmacologiche che abbiamo. L'altro discorso, sì, è certamente, io ritengo che sia più che legittimo il tentativo di andare a scoprire i misteri del cervello, però io ritengo che poi alla fine qualcosa di misterioso resta, e che soprattutto è dalla unitarietà delle varie attività cerebrali che noi abbiamo il massimo, come appunto può essere un'opera d'arte come la pietà di Michelangelo. Grazie professore, un po' mi fa piacere che insomma questo mistero non venga completamente svelato. Senso, no? mi fa piacere. Forse è meglio così. Sì, sì. E però nello stesso tempo ci fa pensare come siamo straordinari, no? Siamo degli esseri umani straordinari. E mantenere questa scintilla di straordinarietà nel funzionamento quotidiano, banale e scontato della nostra vita, probabilmente ci consente di prestare attenzione anche a quei piccoli gesti che ogni giorno sono scontati e quotidiani, ma che in realtà attivano un meccanismo così straordinario. Grazie di cuore per questa complessità di funzionamento, però illustrata in maniera semplice, in maniera che anche io, che sono in qualche modo lontana dall'aspetto tecnico, l'ho compresa, quindi è stato veramente interessante. E questo per noi è la base, no? Tutte le cose che andremo a dire dopo hanno come fondamento concreto proprio il funzionamento del nostro cervello e della sua unitarietà, del suo funzionamento sinergico, un po' come si diceva prima, no? Il tutto è qualcosa di diverso dalla somma delle singole parti, quindi un'interazione costante.
veramente emozionante. E ora passo la parola alla dottoressa Emanuela Salati. E intanto personalmente sono molto legata alla dottoressa Salati perché la conosco da tantissimi anni come professionista, conosco la sua carriera, conosco il suo impegno, la sua umanità, il suo essere sempre presente all'interno del dibattito culturale, oserei dire, il dibattito culturale. E oltre ad essere Emanuela direttore della formazione, selezione, sviluppo, welfare e organizzazione di un'azienda infinita come l'azienda ATM di Milano, e mi ricordo che è il direttore responsabile anche della rivista Direzione del Personale, quindi impegnatissima su tutti i fronti. E ci parli, Emanuela, della neuroscienza al servizio del management, casi applicativi. Credo che in questo momento il tuo intervento sia particolarmente interessante, perché oltre alla normale complessità e dinamicità, insomma, che caratterizza il mondo del lavoro, questa esperienza pandemica, non solo nella tua azienda, ma in generale in tutte le aziende, ma comunque sicuramente nella tua struttura, ha richiesto la necessità di tirar fuori in tutte le persone che lavorano il meglio di quello che le persone possono dare, quindi capacità di adattamento, flessibilità, coraggio, fiducia, quindi veramente un contesto che richiede l'utilizzo, direi, della capacità produttiva del nostro cervello al 100%. E quindi sono molto curiosa, e credo che come me anche tutti i partecipanti, molto curiosa di conoscere tutto quello che fate, tutto quello che hai creato, ideato all'interno della tua azienda. A te la parola, Emanuela. Intanto grazie mille Laura, grazie dell'invito, grazie anche delle tue parole, della stima che è assolutamente reciproca, e quindi ringrazio anche i colleghi dell'IDP Puglia che hanno organizzato questo convegno su un argomento al quale io tengo moltissimo, al quale mi dedico da anni, insomma, e gli amici che sono presenti anche collegati, diciamo, lo sanno bene. In effetti ormai è diverso tempo che mi occupo un po' dell'applicazione pratica delle neuroscienze nell'ambito organizzativo, con lo scopo di capire, ovviamente con un punto di vista completamente diverso da quello del professor Pirolo, perché è un punto di vista manageriale, ma che è complementare al suo, un po' la messa a terra di tutte le cose che lui ha molto chiaramente e in maniera molto interessante spiegato in ambito organizzativo, cioè capire come appunto il funzionamento del cervello, le cose che lui ha detto e il progredire degli studi in quest'ambito possono aiutarci, noi operatori delle organizzazioni, a migliorare la vita organizzativa, il benessere delle persone, aumentare la prestazione e comunque in ultima analisi aumentare la consapevolezza di noi, per quanto questa rimarrà, come ha detto il professor Pirolo, sempre abbastanza limitata, credo, perché veramente molte delle cose che accadono sono ancora inspiegabili, no? E forse lo rimarranno anche, giusto che sia così, come lui diceva. Ecco, noi l'ambito di applicazione che abbiamo fatto per quanto riguarda le neuroscienze, che hanno moltissime potenziali applicazioni, sono quindi limitate ad alcuni aspetti: l'ambito dell'apprendimento e quindi della formazione, l'ambito del change management, quindi del cambiamento, quindi quali sono le condizioni che ci mettono ci predispongono ad accogliere il cambiamento, e poi l'ambito della leadership in senso lato, che in realtà rispetto al cervello è collegato a tutto il tema dell'empatia, della comunicazione, e non ultimo anche al processo decisionale, quindi a tutto il tema di come prendiamo le decisioni che cosa ci può aiutare anche a prendere decisioni virtuose, e quindi magari se riusciremo a fare un cenno anche al tema dei nudge, le cosiddette spinte gentili, quindi ciò che ci può aiutare poi appunto a decidere al meglio. Ecco, quindi questo è lo spettro delle applicazioni che, insomma, posso raccontare io per la mia esperienza con diverse sperimentazioni pratiche. Adesso volevo prima magari di raccontare, se ci sarà il tempo, delle sperimentazioni specifiche, condividere con voi alcuni apprendimenti, diciamo, generali che abbiamo potuto fare da queste sperimentazioni in questi anni,
che peraltro sono molto collegate anche con le cose che ci diceva il dottor Pirolo prima, no? La prima cosa che vorrei condividere è proprio il fatto che quello che abbiamo insomma capito è che la maggior parte delle informazioni che noi rielaboriamo e comunque attraverso il nostro cervello avviene in maniera inconsapevole e afferisce a diversi meccanismi neurali che, proprio come diceva Pirolo prima, interagiscono tra loro in modo che però è abbastanza ancora inaccessibile al pensiero cosciente. Questo cosa significa? Che quando noi abbiamo dei dichiarati, quelli che facciamo tutti i giorni rispetto alla natura delle nostre scelte, quando cerchiamo di esplicitare in maniera logica, coerente, razionale le motivazioni dei nostri agiti, in realtà noi diamo conto soltanto di una piccola parte del perché noi abbiamo preso certe decisioni, perché la maggior parte delle motivazioni, no, del perché avvengono certe cose avviene a livello inconsapevole e non ci è dato di saperlo. Quindi questo è un elemento di partenza che ci può preoccupare, ma che in realtà ci rende anche abbastanza flessibili rispetto alla dinamica incerta con la quale ci confrontiamo tutti i giorni. È il cosiddetto concetto di razionalità limitata a cui l'economia comportamentale si sta appoggiando adesso, e che è senza dubbio vero rispetto ai concetti, no, di razionalità, di logica assoluta a quale si rifaceva l'economia classica all'inizio. Anzi, io oserei dire che più che razionalità limitata, spesse volte si parla di irrazionalità limitata, nel senso che la maggior parte delle nostre scelte innanzitutto avviene in maniera automatica, ma soprattutto è condotta dalla dimensione emotiva più da quella che da quella logica razionale, poiché noi accediamo proprio a un nostro repertorio di esperienze per poter prendere le decisioni un po' in automatico, perché prenderle tutte in maniera razionale sarebbe veramente molto molto faticoso ed energivoro per noi, quindi sarebbe impossibile. Dicevo, accediamo a questa nostra setting di esperienze che hanno una coloritura decisamente emotiva, no? Quindi noi poi da questo prendiamo delle decisioni che possono essere positive o negative, ma che si riferiscono alla nostra prima esperienza che abbiamo avuto rispetto a questo. Quindi questo è, diciamo, un primo apprendimento e per le quali le neuroscienze ci aiutano, perché sostanzialmente aumentano la consapevolezza del concetto generale, ma soprattutto di quali sono gli aspetti impliciti di cui noi non siamo consapevoli rispetto a certe nostre scelte. Faccio un esempio concreto per far capire come si declina operativamente poi questo aspetto di supporto delle neuroscienze in quest'ambito. In un esperimento che abbiamo fatto con un gruppo di venditori, si trattava di andare a riformulare una selling proposition nuova, e chiunque lavora in un'organizzazione con una forza vendita, qua si trattava di circa 150 persone, sa bene che per riproporre una nuova selling proposition il tempo necessario per far digerire la nuova proposta di vendita in primis ai venditori e poi renderla operativa è un tempo molto lungo, perché richiede proprio un'elaborazione emotiva, cognitiva, una messa a terra che passa attraverso anche il superamento di resistenze interne che sono inconsapevoli. In questo caso l'utilizzo delle neuroscienze, della neurometrica, quindi il fatto di registrare il funzionamento del cervello nel momento in cui si andava a dichiarare la selling proposition in alcuni volontari tra questi venditori, ha consentito di mettere in luce quali erano gli aspetti della proposizione di vendita che suscitavano una reazione di rifiuto e di difesa nel cervello del venditore, che però era quello che avrebbe dovuto poi portare avanti questa proposizione di vendita, generando quindi appunto un rifiuto che però rimaneva a livello del tutto inconsapevole, perché alla domanda rispetto al venditore di esplicitare la sua posizione rispetto a quella proposizione di vendita, la sua esplicitazione era assolutamente positiva e non stava mentendo. Quindi il tema era che c'era proprio una discrasia tra il suo esplicitato e la sua reazione implicita, che in qualche modo afferiva a qualche sua
dimensione anche magari di paura che non era chiara, no? Quindi il fatto di mettere in luce quali erano questi aspetti, che però non avremmo potuto mettere in luce diversamente, ha consentito di lavorare su quegli aspetti della proposizione di vendita e in 2 giorni di lavoro con tutta la forza vendita di mettere a punto, migliorare la proposta di vendita e mettere a punto quelle che potevano essere le soluzioni rispetto a quella difesa. Ho fatto questo esempio molto concreto per far capire che come la neurometrica ci ha aiutato in questo caso a guadagnare 6 mesi di tempo rispetto alle resistenze implicite che una nuova proposizione di vendita avrebbe messo in campo sulla rete dei venditori. Ecco, questo era un primo esempio rispetto a un primo apprendimento. Rispetto a quello che diceva anche prima il dottor Pirolo, poi il secondo apprendimento, diciamo che è senza dubbio una buona notizia, è proprio questo della plasticità cerebrale, quindi il fatto che noi possiamo in qualche modo allenare le nostre capacità cerebrali per tutto il corso della nostra vita con determinati anche esercizi specifici, e da qui è nato tutto un filone che è quello dell'empowerment cognitivo, no? Quindi il fatto che noi possiamo svolgere una serie di esercizi e di allenamenti che allenano anche l'attenzione, la concentrazione e così via. Ecco, quello che ne emerge. Che ci occupiamo del personale, per la direzione del personale, non solo questo tema della plasticità cerebrale, ma farei un passo in più. Anche il fatto che esiste un potenziale di plasticità cerebrale, perché come diceva Pirolo prima, questo potenziale di plasticità cerebrale non è uguale per tutti. Quindi, banalmente, quando noi mettiamo in campo tutti i nostri belli assessment che facciamo alle nostre persone, ai nostri manager, noi andiamo a vedere qual è la capacità nostra e dei nostri manager di agire una competenza, ma non abbiamo alcuna indicazione predittiva di quanto poi questa persona in futuro sarà capace di cambiare queste sue abitudini, le sue routine per poi affrontare il cambiamento. Quindi non abbiamo indicazione di quale sia il suo potenziale di plasticità cerebrale, che è diverso, no? Da saper mettere in campo, no? Una competenza in quel momento, no? Quindi è chiaro che una competenza di questo genere, una conoscenza maggiore su ci aiuta moltissimo ad agire in un contesto di crescente complessità e incertezza come abbiamo in questo momento. Diventa proprio un fattore critico di successo. Quindi questo è un secondo elemento collegato alla plasticità e all'empowerment cognitivo. Un terzo elemento che vorrei sottolineare, che è un grande apprendimento che abbiamo fatto, ne ho già parlato in altri contesti, quindi è una cosa abbastanza nota, ma per me è stata veramente una sorta di iniezione quando abbiamo fatto questo esperimento. La capacità di sintonizzazione dei nostri cervelli. Noi abbiamo, come dire, fatto questa scoperta, dico così, tra virgolette, nell'ambito di un esperimento nel quale siamo andati a vedere, volevamo vedere come funzionavano 2 cervelli in conversazione durante un processo di valutazione delle prestazioni tra capo e collaboratore. Chi lavora nella direzione delle risorse umane, dei presenti, sa bene che il processo di valutazione delle prestazioni è uno dei più importanti strumenti a nostra disposizione, ma anche uno dei più delicati, spesso dei più fallimentari, proprio perché incontra moltissime resistenze. Quindi la mia volontà di scrivere questo protocollo che abbiamo svolto insieme con l'Università Cattolica di Milano era proprio quello di andare a vedere se, vedendo e analizzando meglio il funzionamento del cervello, non riuscivamo a dare delle informazioni per migliorare questo processo. In effetti è stato così, perché abbiamo ricevuto tantissime informazioni, adesso non entro nel merito, ma informazioni che riguardavano le tipologie di messaggi, il tipo di linguaggio da utilizzare, perché quali parole addirittura erano più efficaci nel coinvolgere il collaboratore, no? Vedendo il funzionamento dei 2 cervelli in contemporanea, quindi per esempio l'utilizzo della parola noi. Il fatto di parlare dei progetti futuri, no? Il cosiddetto growth mindset, quindi il promuovere una mentalità di crescita e di progettualità spinta sul futuro, no? Queste sono alcune cose che sono emerse. È emerso per esempio la resistenza, la difesa assoluta che noi mettiamo in campo alla valutazione numerica, quindi quanto il fatto che nella valutazione delle prestazioni una valutazione numerica infici poi l'obiettivo della valutazione che è quello di sviluppo, no? Quindi queste sono alcune delle inferenze che noi abbiamo ottenuto da questo esperimento che è stato molto efficace per noi. Lo più importante è quello che ho citato all'inizio, è proprio questa capacità che noi abbiamo rilevato dopo 10-15 minuti di conversazione tra 2 cervelli, quando l'occhio di valutazione era un po' empatico, autentico, dove non c'erano delle difese, non c'era l'aggressività che veniva messa in campo.
questa capacità di sintonizzazione del cervello. Questo è stato un vero miracolo a cui abbiamo avuto accesso, nel senso che abbiamo visto all'opera un'abilità di fatto innata che noi abbiamo di capacità di sintonizzarci con il nostro interlocutore, di metterci nei panni dell'altro, no? Di capire un po' cosa sta succedendo e di mettersi proprio sulla stessa lunghezza d'onda, perché è questo che noi abbiamo visto. E la seconda buona notizia che abbiamo visto anche attraverso questa sperimentazione che abbiamo fatto in contesti organizzativi diversi è che c'è qualcuno che è più capace di metterla in campo di altri, no? Questa è una buona notizia perché ci dice che di fatto è una capacità che noi possiamo allenare. Allora la sfida per noi della direzione del personale diventa: ma noi come possiamo creare dei setting nella quale aiutiamo le persone ad allenare questa capacità di sintonizzazione che poi genera empatia, genera una situazione di benessere, genera cooperazione, no? E qua mi collego con l'altro aspetto che volevo sottolineare e che è emerso da tutte le nostre sperimentazioni e che parte proprio da questa capacità di sintonizzazione, di empatia che noi abbiamo, che è quello proprio di creare dei contesti empatici e di fiducia che si è visto essere molto più efficaci nel lungo periodo rispetto a contesti di lavoro competitivi e stressanti, no? Sembrerà una banalità, ma di fatto quello che si è visto analizzando proprio il funzionamento del cervello è che quando noi siamo in un ambiente di questo genere, un ambiente empatico e di fiducia, siamo molto più cooperativi, siamo più ricettivi all'apprendimento e quindi anche al processo di cambiamento di cambiamento delle nostre abitudini, siamo più creativi, siamo più predisposti all'ascolto dell'altro e quindi tutte condizioni che poi generano successo della prestazione nel lungo periodo, no? Mentre invece quando siamo in un contesto di stress mettiamo a terra magari dei risultati anche più velocemente nel breve periodo, ma nel lungo periodo emergono invece degli atteggiamenti di disengagement e di atteggiamenti autoriferiti, in qualche modo egoistici, che poi portano un detrimento sulla prestazione generale, no? Quindi questo aspetto, quest'altro aspetto del tema della fiducia, dell'empatia, è uno degli elementi che attraverso i nostri esperimenti di neuroscienza è emerso come uno degli elementi cardine e che emerge in tutte le nostre sperimentazioni, tanto dal dire che dal far ritenere la fiducia una vera e propria categoria economica che a mio parere andrebbe veramente inserita in tutti i sistemi poi di valutazione, così come la paura relazionale dovrebbe essere inserita, lo dico per me, nei nostri protocolli di risk assessment delle nostre aziende, perché è un vero e proprio rischio potenziale che mette in pericolo le nostre prestazioni. Lo dico questo perché sappiamo bene quanto anche le procedure adesso ci stanno e la burocrazia sta aumentando rispetto a questi temi del rischio, dove spesso però vengono completamente tralasciati alcuni rischi, no, di tipo relazionale, che invece sono quelli che poi hanno un'influenza principale sui nostri comportamenti. Quindi vengo di questa, diciamo, mio intervento, prima parte del discorso, quello che voglio dire è che esiste, cioè si potrebbe dire che c'è un nuovo, come dire, set comportamentale, un nuovo modello di competenze che sono necessarie per i leader di oggi, no? Che quindi associano a quelle che erano già le competenze che noi classicamente mettiamo nella nostra valutazione delle prestazioni, nuove capacità, no? Come questa del potenziale di plasticità cerebrale, come quella di saper creare dei contesti di fiducia, di sicurezza, no? Che siano però insieme anche sfidanti, come la capacità di entrare in sintonia, quindi di sintonizzarsi ma in maniera consapevole, no? Il tutto afferisce quindi in genere a una maggiore consapevolezza di noi e di quali sono i meccanismi che noi mettiamo in pratica anche in maniera inconsapevole durante le nostre giornate e che però ci condizionano enormemente, no? Quindi avere una consapevolezza, per quanto parziale, come si diceva il dottor Pirolo prima, ci aiuta effettivamente a agire e a farci aiutare a mettere anche in campo delle azioni che in qualche modo calmierano questa nostra inconsapevolezza fisiologica e quindi ci fanno prendere delle scelte migliori.
Questa tua testimonianza, grazie di cuore, perché sono esperimenti straordinari che danno concretezza a delle cose che spesso vengono vissute, prese come, diciamo, visioni un po' romantiche della vita, no? Invece hanno, grazie a questa vostra tenacia e indirizzo che tu dai, danno proprio una valutazione quantitativa. Mi piace la tua idea di inserire la fiducia, no? Come nello stato patrimoniale, diciamo, positivo, e la paura relazionale tra i costi, va bene? Quindi sarebbe davvero interessante. Molto bene. Per una domanda, Manuela, per te. Tu hai fatto un accenno molto veloce in Nudge, no? La spinta gentile. Ecco, ci puoi fare delle... Intanto, puoi dirci perché è interessante... sposare questo tipo di approccio e se poi avete fatto qualcosa nella vostra azienda, come l'avete fatto, una cosa mi interessa molto e penso possa interessare anche i nostri colleghi. Il tema del come prendiamo le decisioni, no? Noi su questo abbiamo fatto anche proprio una sperimentazione sempre con la Cattolica sul decision making etico, cercando di capire quali erano le condizioni che in qualche modo ci spingevano a prendere delle scelte etiche, il che ovviamente essendo la nostra azienda pubblica è importante, ma è particolarmente importante perché le nostre scelte hanno un impatto sociale sulla qualità della vita dei cittadini molto importante, no? E quindi ci siamo dedicati abbastanza a questo tema del decision making a partire da quelli che sono gli studi che, insomma, di Kahneman, che adesso sono abbastanza noti, pensieri lenti, pensieri veloci, che appunto ci indicano, li ricordo brevemente perché costituiscono il frame teorico di lavoro, ci ricordano che appunto noi prendiamo il 95% delle nostre scelte in maniera automatica attraverso appunto questi pensieri veloci che si rifanno a degli automatismi cerebrali che noi abbiamo, che ci consentono di prendere scelte rapidissime sulla scorta delle nostre esperienze, che quindi sono molto efficaci nella prontezza della nostra decisione e che ahimè, ahi noi, portano con sé anche una serie di errori, diciamo, fisiologici, perché in qualche modo risentono di semplificazioni, di shortcuts, le cosiddette scorciatoie mentali, risentono di bias, quindi di in qualche maniera dei pregiudizi che noi abbiamo nelle nostre scelte, no? Però ugualmente sono molto efficaci, diciamo, nel breve periodo. Una percentuale minoritaria delle nostre scelte è invece quella che noi prendiamo attraverso, diciamo, la parte razionale corticale del cervello, quindi quella logica che ci consente di prendere invece in considerazione in maniera molto analitica i pro e i contro di una situazione, quindi saper scegliere in maniera più ponderata, il che però avviene molto raramente perché sennò, insomma, saremmo stremati già alle 9:30 del mattino da questa questa richiesta energivora del nostro cervello, no? Ecco, però questo fatto di avere quindi un sistema di decision making in qualche modo abbastanza prevedibile ci consente di costruire un'architettura delle scelte, così viene definita da Taylor, che nel 2017 ha preso il Nobel per questo, in questo libro che vi consiglio di leggere se non l'avete ancora letto, che si intitola appunto La spinta gentile, il Nudge, e quindi diceva che appunto noi abbiamo un'architettura delle scelte che ci consente di in qualche maniera prevedere effettivamente quale sarà la scelta prevalente di un che avviene in maniera rapida e quindi anche di mettere a punto delle spinte gentili, cosiddette nudge, che ci potrebbero accompagnare a prendere maggiormente delle scelte virtuose. Ora, questo è già stato messo in campo chiaramente in ambito marketing e quindi noi stessi quando andiamo al supermercato possiamo metterci il cuore in pace che scegliamo ciò che i signori del marketing ci hanno spinto a scegliere, francamente, ma a parte gli ambiti del marketing sono stati utilizzati anche in ambito sociale, in ambito politico, lo stesso Obama li ha utilizzati per alcune scelte civiche, anche in governo britannico sono state fatte delle sperimentazioni per, come dire, spingere le persone a pagare le tasse, ma con cose anche semplicissime, mettendo delle faccettine sulle bollette elettriche nel quale si diceva se i consumi erano maggiori o minori rispetto al vicinato, piuttosto che si diceva quante persone già avevano pagato le tasse, e questo era un piccolo nudge che spingeva le persone
quindi a pagarle loro stessi, oppure a partire dalla prima esperimento che ormai è molto noto, che è quello famoso della mosca che era stata disegnata nell'urinatoio dell'aeroporto di New York per far sì che nei bagni degli uomini, no, fosse centrato il famoso urinatoio posto che fare la pipì fuori dal vaso, come si dice anche dal detto. E quindi a partire da questi esperimenti sono state fatte tantissime sperimentazioni, anche minime, che però ci consentono proprio di fare delle scelte virtuose. Noi nella nostra azienda ne abbiamo messe in campo diverse per l'ambito sicurezza, per l'ambito salute. I trasporti sono stati molto coinvolti in questo perché effettivamente sono un ambito di vita civile, no? Cito alcuni esempi per far capire come possono essere anche delle scelte molto concrete e banali, che però portano poi a un miglioramento della qualità della vita. Nella metropolitana di Londra è stata costruita, non so chi l'ha in mente, per spingere le persone a fare le scale, il movimento fisico, così è venduta, diciamo, al cittadino, ma io so come operatore di trasporto che l'obiettivo è anche quello di togliere la ressa dalle scale mobili. Quindi sono state costruite delle scale musicali, no? Quindi facendo queste scale tu compone come una sorta di melodia, essendo divertente, ti spinge, no, un po' a fare le scale. Piuttosto che per quanto riguarda l'utilizzo dei semafori per spingere le persone a rispettare i pedoni, a rispettare i semafori, sono stati ideati dei semafori molto divertenti, musicali, nei quali tu sei intrattenuto con una musica, puoi ballare, c'è una telecamera che ti riprende e quindi sei spinto ad aspettare e non attraversare con il semaforo rosso, no? Cedendo alla fretta. Piuttosto che tutte la segnaletica che viene messa nei trasporti, adesso per esempio per tutte le misure che sono state prese anti-Covid, tutta la segnaletica che aiuta il passeggero a prendere delle misure di sicurezza, a spostarsi su determinate corsie di passaggio che non interferiscono con le altre, sono tutte dei piccoli nudge che ci spingono proprio a prendere scelte virtuose. Ne ho in mente un'altra molto divertente, secondo me molto utile, sempre di scelta civica, che è quella che sp vuole spingere le persone a buttare la sigaretta nel portacenere al posto che per terra, e ci sono queste piccole box con trasparenti con l'indicazione chi è il giocatore di calcio più bravo del mondo, Messi e Ronaldo, e con tutte le cicche di sigarette che crescono, no? In questo box trasparente delle persone che spengono da una parte e dall'altra e sono spinte quindi a utilizzare il portacenere. Noi abbiamo messo in campo anche delle sperimentazioni, per esempio, nelle nostre mense, quindi abbiamo tolto il sale dal tavolo, l'abbiamo cercato di allontanare per farlo utilizzare di meno, abbiamo spostato il dolce in fondo, messo davanti la frutta per spingere le persone a fare anche delle scelte salutari, e naturalmente nell'ambito di campagne di comunicazione sulla salute che poi spiegavano anche il perché di determinati comportamenti. Ecco, quindi il nudge, questa spinta gentile, secondo me, è una delle frontiere anche di applicazione in ambito manageriale di questi studi, molto utili perché, per esempio, se pensiamo in ambito sicurezza, ci può aiutare moltissimo, e qua la creatività si può sbizzarrire a creare proprio queste architetture di scelte che ci aiutano poi a fare in maniera più facile queste scelte virtuose. Grazie Emanuela, bellissima questa, insomma, positività, no? Nel stimolare attraverso la dimensione positiva. Ci sono degli applausi per te e in video. Solo due riflessioni, non so se mi puoi rispondere, ecco, in maniera anche abbastanza sintetica, perché è una domanda. Volevano sapere con quale tecnica neurometrica si sono misurate le resistenze inconsce alla proposta di vendita, se hai a disposizione questa informazione. E poi, Sì. Allora, sì, vai, vai. abbiamo utilizzato delle tecniche neurometriche che misuravano il biofeedback, cioè la reazione del battito cardiaco, della conduttanza cutanea e della miografia, quindi del movimento dei muscoli facciali,
unita all'elettroencefalogramma, quindi proprio alla misurazione delle onde cerebrali. Quindi queste due metodologie unite, naturalmente analizzate dai neuroscienziati, quindi non da noi, da chi sapeva analizzare questi dati, insieme hanno dato appunto questi risultati, e sono le stesse tecniche che abbiamo utilizzato anche per gli altri esperimenti, quindi quello di valutazione delle prestazioni, la mindfulness, decision making e così via. Quindi sempre elettroencefalogramma unito a biofeedback e a osservazione. Quindi è lo stesso strumento che avete utilizzato per osservarlo con il capo collaboratore, quando tu dicevi, sì, appunto, esatto, la sintonia. Ok, sì, perfetto. Quindi è stato fatto... che un'altra tecnica che abbiamo utilizzato, se volete, è quella più evoluta. Cioè, la tecnica sono sempre queste che vi dicevo, neurometriche, però l'aggiunta molto utile secondo me, che fa riferimento poi a quel tema di empowerment cognitivo che citavo prima, è stato il collegare l'elettroencefalogramma, quindi l'attività cerebrale, con un'app del cellulare che dava al soggetto feedback immediato di cosa stava succedendo nel suo cervello. Questo è fantastico perché ti consente di vedere esattamente come stai performando e quindi di migliorare la tua prestazione avendo il feedback immediato. Quindi è un sistema di autoapprendimento istantaneo sostanzialmente, no? Per cui c'è un circuito virtuoso per cui tu vedi il feedback e autoapprendi sul momento. Questo l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto un esperimento di mindfulness applicata, cercando di andare a vedere, poi tu ne parlerai di questo, ma la sperimentazione che abbiamo fatto noi cercava di andare a vedere quanto l'utilizzo della mindfulness potesse migliorare la prestazione, e con questa app tu vedevi nei momenti di sessione di meditazione, nei 20 minuti quotidiani, come stavi performando, e addirittura avevi un punteggio che quando performavi meglio, e quindi poi ti mettevi, insomma, era abbastanza divertente, c'erano gli uccellini che cantavano, poi facevi il collegamento con i colleghi, insomma, era anche un po' una gamification di questo apprendimento che ha funzionato, devo dire, molto bene, tant'è che i colleghi, avevamo un gruppo di 20 persone, anch'io ho partecipato, è stata una sperimentazione bellissima, alla fine della sperimentazione non volevano più mollare il device, che era il Muse, e, insomma, perché erano diventati addicted da questo device con neurofeedback istantaneo. Questi racconti, bellissime queste esperienze, questi strumenti, e il cui scopo, credo, Manuela, sia stato quello di dare concretezza ad una serie di teorie che potevano restare sì agganciate ai modelli neurologici, ma in effetti poco agganciate invece all'efficienza e all'efficacia dello stesso strumento. Quindi grazie davvero, Manuela, per il tuo preziosissimo contenuto, e dicci se ci sono dei materiali che possono possiamo studiare, o delle case history, se le avete pubblicate come azienda, così insomma il nostro pubblico è anche contento per questo. Volentieri, e devo dire che anche su Direzione del Personale, la nostra rivista, abbiamo pubblicato diversi articoli, quindi... Quindi possiamo andare a spulciare ovviamente la rivista stessa. Grazie ancora. Grazie a voi. Ti auguro una bellissima giornata. E grazie a voi. Continuiamo il nostro lavoro, andiamo avanti con la relazione del dottor Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero, Ministero degli Affari Esteri, e soprattutto coordinatore nazionale di PPA, Gruppo del Lavoro di Pubblica Amministrazione. È un momento complesso, diciamo che col dottor Vignali entriamo proprio nel mondo dell'incertezza, no? Un mondo che stiamo vivendo un po' tutti a causa della pandemia. Quindi il suo titolo è Pandemia 2.0, la gestione dell'incertezza e del cambiamento nella pubblica amministrazione. Siamo tutti in attesa. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, grazie per essere qui. Sì, mi concentrerò più ovviamente su quello che è accaduto nella pubblica amministrazione, su questa situazione di incertezza, non tanto sulle neuroscienze che non sono il mio settore. L'incertezza, diceva Eric Fromm, che l'incertezza è la condizione perfetta per incitare l'uomo a scoprire le sue possibilità. Ecco, se fosse davvero così, certo saremmo in paradiso in questo momento quanto a incertezza, non solo nella pubblica amministrazione, ma io direi in generale nel paese, perché è una situazione effettivamente, come tutti sappiamo, completamente nuova, difficile da gestire proprio sul posto di lavoro.
Però devo dire che almeno all'inizio questa situazione di incertezza, che appunto ha caratterizzato la pandemia, la crisi sanitaria, è stata vissuta sul lavoro, ripeto, non solo nella pubblica amministrazione, a mio avviso, ma proprio anche nel paese, come un'incertezza in grado di motivare, di sviluppare quelle energie positive di reazione, di resilienza. Ecco, finalmente abbiamo messo alla prova la nostra resilienza e quindi tutti quei comportamenti che poi abbiamo visto tante volte, no? Si cantava sui balconi, si cercava di dare il proprio contributo, ci si metteva alla prova in qualche modo, ecco. E questo, ripeto, come società civile, come paese, come Italia e anche immagino altrove nel mondo. Poi, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, la condizione di incertezza iniziale ha sviluppato ancora una volta appunto delle risposte positive, ovvero di fronte a quella che era la cosiddetta retorica dei fannulloni, no? Degli assenteisti della pubblica amministrazione, i furbetti del cartellino, eccetera, eccetera, invece la pubblica amministrazione ha voluto dimostrare che anche in una situazione di lockdown, anche in una situazione imprevista di cambiamento così forte, poteva comunque offrire un contributo importante. E qui parte naturalmente, mi riferisco a sanità, trasporti, scuola, comparti che sono stati ovviamente investiti in pieno da questa situazione di emergenza sanitaria, però anche la pubblica amministrazione intesa come servizi locali, servizi centralizzati, ecco, ha cercato di reagire, ci si è in qualche modo industriati per fare qualcosa. Certo, era una situazione in cui non si conosceva bene lo smart working, ci siamo trovati smart working senza sapere cosa fosse lo smart working, per esempio. E infatti non eravamo in smart working, eravamo in telelavoro. È una cosa, come tutti quanti noi sappiamo, completamente diversa. Si è lavorato a distanza con i nostri dispositivi personali, nessuno si è lamentato di questo. Si è cercato di trovare per i propri collaboratori anche qualcosa da fare in molti casi, no? Di provare a ragionare per obiettivi piuttosto che per processi, per risultati. Insomma, c'è stata una situazione iniziale sicuramente interessante, che poi pian piano però ovviamente ha dovuto far fronte anche a delle difficoltà e queste pian piano sono emerse e sono quelle che tutti sappiamo, almeno per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ovvero prima difficoltà intanto per andare anche un po' terra terra, la mancanza di dispositivi adeguati, di connessioni adeguate, di programmi informatici adeguati per il telelavoro. Questa è stata, al di là della, ripeto, dell'entusiasmo iniziale, no? Anche entusiasmo, insomma, della resilienza iniziale, di poter lavorare a distanza, tutti abbiamo scoperto che però stare in casa in 3, 4, con lo stesso wifi, dover lavorare senza poter avere accesso, magari, ripeto, parlo soprattutto di pubblica amministrazione, o meno di quella che io conosco meglio, cioè il Ministero degli Esteri, senza poter avere accesso ai propri dispositivi informatici usuali, con magari un PC che abbiamo scoperto che forse va benissimo per andare su Facebook, ma non certo per ragionare su altri tipi di programmi. Ecco, tutto questo ha causato dei primi problemi che purtroppo in parte ancora durano. Poi ci sono dei problemi anche di sicurezza. Per esempio, al Ministero degli Esteri non è possibile, come dire, accedere da remoto senza ai dispositivi elettronici per un rischio di hackeraggio importante. E quindi ecco, sono anche intervenute altre difficoltà. Poi si è purtroppo verificato quello che era logico in questa situazione così di emergenza improvvisa, e cioè la mancanza di formazione a gestire il lavoro agile. Questa purtroppo l'abbiamo dovuta subire tutti, cioè non eravamo formati sia come dirigenti, sia come impiegati, collaboratori, a lavorare in maniera agile, a lavorare a distanza, e purtroppo, e questo ce lo insegnano, credo, le neuroscienze, so che Emanuela Salati ha scritto su questo, l'apprendimento diventa tanto più importante, duraturo e in qualche modo interiorizzato, in quanto è gestito per, come dire, piccole dosi, per
per come dire, un apprendimento come goccia su goccia, ecco. Bisogna apprendere pian piano comportamenti, azioni, apprendimenti, ecco, dosati nel tempo che pian piano vengono interiorizzati. Ecco, una formazione massiccia sullo smart working, sul lavoro agile, che nessuno sapeva cosa fosse, insomma, quasi. Non è stato facile, anzi. Al di là dei buoni propositi, molto spesso poi si è continuata a lavorare in maniera tradizionale. Mi viene da dire, so, Manuela Romelevogli, altro che neuroscienze, qui insomma, eravamo davvero all'ABC, proprio per, ripeto, una mancanza di formazione. Poi, e qui mi allaccio anche all'intervento di Donato Madaro, abbiamo tutti quanti accertato quanto fosse debole la capacità di gestire le persone nella pubblica amministrazione. In una situazione così difficile, no? Come l'emergenza, con il telelavoro buttato lì, di cui nessuno era esperto, e in una situazione appunto che avrebbe invece richiesto di guidare le persone, di ispirarle, di valorizzare la situazione di complessa diversità con cui ci troviamo, diciamo, a ragionare, ecco. La mancanza di quel saper essere, qui ripeto quello che ha detto appunto Donato Madaro, è proprio emersa in termini esponenziali. Quindi mancanza di dispositivi, mancanza di formazione, mancanza di cultura di gestione delle persone, mancanza anche di regole in un certo senso, purtroppo. La pubblica amministrazione, al di là di alcune regole base, prevalentemente, come dire, quantitative, cioè quanto bisogna stare in ufficio e quanto no, insomma, ecco, questo era quello che c'è stato detto, e qui non dico solamente poi a livello generale, non solo il Ministero della Funzione Pubblica, della Amministrazione, ma dico anche ai livelli di dipartimenti, di direzioni generali, ecco, è mancata l'indicazione di quali fossero le regole del gioco, di quali fossero, insomma, in un certo senso i parametri sui quali organizzare questa nuova forma di lavoro. Tutto questo ha ispirato quindi una grande situazione di incertezza. Nelle persone, ecco, quell'incertezza che era positiva all'inizio, quella situazione in qualche modo anche di, appunto, di resistenza, vi facciamo vedere noi, altro che fannulloni, noi lavoriamo anche da casa, lavoriamo anche e nonostante il virus e la pandemia, ecco, questa purtroppo si è trasformata pian piano in una situazione invece più di angoscia, ci si è incupiti, poi per fortuna è arrivata la primavera naturalmente. La primavera, cose che sappiamo tutti, no? L'estate, la voglia di riprendere, però intanto cosa è successo? Che la pubblica amministrazione non è riuscita pienamente a organizzarsi e adesso riaffronta nuovamente un'emergenza con alcuni compiti fatti e non del tutto bene e altri invece completamente da venire. Cosa è stato fatto? In parte la pubblica amministrazione si è dotata finalmente di dispositivi. Poi non tutte le amministrazioni, perché sappiamo che vi è una vischiosità negli acquisti, la mancanza di fondi, le autorizzazioni necessarie, la necessità di far gare, insomma, ecco, quindi non tutti, però almeno una prima risposta in quel senso c'è stata. E poi si è cercato di organizzare le regole in maniera un pochino più strutturata, per dire, l'ultimo decreto della Ministra Dadone comunque stabilisce alcuni parametri un pochino più chiari, stabilisce quali sono le responsabilità dirigenziali in questo senso, definisce per esempio l'alternanza fra presenza e telelavoro come una condizione essenziale. Questi sono parametri importanti perché poi da questi vengono costruiti i comportamenti effettivi all'interno, della pubblica amministrazione, all'interno degli uffici, all'interno delle direzioni, della direzione generale. Però altre cose invece continuano a mancare. Intanto la figura del dirigente in grado di guidare questo processo, io lo dico da dirigente pubblico purtroppo, eppure dovrebbe essere questo il cuore, no? Di riuscire a coinvolgere, lo diceva molto bene ovviamente Emanuela, prima, riuscire a coinvolgere i propri collaboratori, creare quell'ambiente empatico di cui avremmo tutti quanti davvero bisogno in questo momento, riuscire a motivare le persone a lavorare appunto per obiettivi, tutto questo. Non è cresciuto nella funzione dirigenziale e
manca, se vogliamo, anche la formazione, ancora una volta. Ecco, non abbiamo utilizzato questo periodo di tempo per prepararci, per formarci al lavoro agile. E adesso ci troviamo in una fase di cambiamento, di incertezza, appunto, puntuando il titolo del mio intervento, del convegno stesso, incertezza prolungata. E qui bisogna fare attenzione, perché io ricordo la frase di Erich Fromm iniziale, però devo dire, mai mi sarei aspettato, che sono più d'accordo a questo punto con Andreotti, che dice la prudenza è la grande virtù, ma l'incertezza è di enorme danno sia nella vita pubblica che in quella privata. Quindi ecco, un'incertezza prolungata rischia di far male alle persone, al di là del, di far male ovviamente anche alla pubblica amministrazione in quanto tale. E allora, come attrezzarsi? Dunque, intanto, secondo me, dovremmo prendere tutti quanti consapevolezza, lo dicevo, che il clima è cambiato. Che c'è, siamo in una fase in cui purtroppo monta l'angoscia da telelavoro, monta l'angoscia da lockdown, e insomma, si è poi definitivamente incupito questo clima. Noi dovremmo esserne consapevoli, perché a fronte poi, e qui parlo degli addetti anche ai lavori, al momento di depressione esponenziale che c'è nel paese, a fronte di una situazione, appunto, come dicevo, di angoscia, non si può far finta di niente e dire alle persone: ok, state a casa, vi assegno dei compitini da fare. Qui davvero fondamentale la figura del dirigente, del leader, che sappia coinvolgere, che sappia avere, come dire, suscitare quell'ambiente empatico di cui parlava appunto prima Emanuela. E in questo io credo che la chiave sia naturalmente il dialogo con i propri collaboratori, il dialogo e l'ascolto dei collaboratori, l'impegno a motivare. Bisogna in qualche modo accompagnare le persone in questo processo, che sarà indubbiamente, ripeto, molto molto difficile da gestire. Perché, così come nel paese, la gente non ce la fa più, insomma, ecco, in questa situazione di emergenza, di crisi, di incertezza, ecco, all'interno delle aziende, all'interno della pubblica amministrazione, sicuramente i nostri collaboratori non ce la fanno più a lavorare solamente in telelavoro. E qui tocco un tema delicato, ovvero quello appunto che accennavo prima, dell'alternanza fra telelavoro e presenza. È fondamentale affermare, per carità, con tutte le cautele, sappiamo bene che non bisogna andare in giro, bisogna evitare i contatti. Queste sono cose naturalmente che vengono prima di tutto, però fondamentalmente bisognerebbe riuscire a preservare una presenza dei nostri collaboratori, una presenza degli addetti, che possa in qualche modo corroborare anche quel senso di comunità che dovrebbe esserci in ufficio, quella capacità di scambiarsi appunto segnali empatici o spinte gentili, ecco, per esempio, per mutuare il linguaggio di Manuela. Poi dovremmo investire in formazione, perché, detto prima, avevamo un deficit di formazione, non siamo riusciti a colmarlo. Adesso, se è vero che il 50% dei nostri collaboratori deve rimanere in telelavoro, beh, se non sono attività smartabili, allora facciamo almeno formazione per quelli che non possono fare altro. Insomma, ci dovrebbe essere un investimento importante, che però non vedo guidato in questo momento né dal centro né dalla periferia, in formazione, in quel processo lento, come dicevo, che faccia in qualche modo acquisire, da un lato, consapevolezza della situazione, ma al tempo stesso possa muovere delle energie positive. Ecco. E infine, altra consapevolezza che dovremmo acquisire nella pubblica amministrazione, questa è la parte forse più critica del mio intervento, è quella proprio sul nostro ruolo di pubblica amministrazione nel paese. Questo al di là, ripeto, di sanità, scuola, trasporti, di altri comparti in prima linea. L'amministrazione pubblica, quella che rilascia licenze, autorizzazioni, carte d'identità, ecco, servizi ai cittadini e alle imprese. Senza la pubblica amministrazione il paese non può ripartire. E dobbiamo essere consapevoli noi stessi. Abbiamo un ruolo importante da svolgere come amministratori pubblici. Devo dire, rimango poi frastornato quando vedo purtroppo le rivendicazioni sindacali, no? Per cui il decreto della Dadone non è stato concertato, non è stato negoziato, il tema dei buoni pasto, no? Dateci buoni pasto, una pubblica amministrazione pur stando in smart working. Ecco, rendiamoci conto che tutto questo accade, naturalmente, lo sappiamo, a
a fronte di aziende che falliscono, di gente che non riceve la cassa integrazione, che non ha lo stipendio, che si deve impegnare, lo strozzinaggio è aumentato nel paese. Ecco, e i sindacati, la pubblica amministrazione, parte della pubblica amministrazione stessa, ecco, perché chiede i buoni pasto, si chiede perché non si proclama lo stato di agitazione perché le regole non sono state concertate in un'emergenza come questa. Ecco, qui davvero rischiamo di avvalorare in un certo senso quella figura dell'amministratore pubblico alla Checco Zalone, insomma, no? Il furbetto dello smart working, insomma, il posto fisso, sto a casa, non faccio niente, faccio poco, stipendio garantito, tanto nessuno me lo tocca. Ecco, questo sarebbe il danno peggiore. La situazione è peggiore per alimentare quelle correnti di qualunquismo di cui certamente oggi non abbiamo bisogno. Grazie. Grazie davvero per questo tema schietto, direi, no? Semplicemente schietto, che però dal mio punto di vista mette temi importanti sul tavolo. Intanto, diciamo, una specie di qualunquismo che non distingue il telelavoro dallo smart working. Il processo di smart working è un processo lungo, che non prevede semplicemente portarsi un PC a casa, ma prevede una cultura legata all'agilità del lavoro e quindi è una dinamica che non può essere certo inserita dall'oggi al domani. E sicuramente quindi richiede formazione, richiede un confronto costante, richiede anche investire su quelle che sono dinamiche di fiducia. Insomma, mi sembra davvero, direi che questa, ecco, forse la pandemia 2.0, credo che può essere un evento che apre profondamente gli occhi, no? E che dice: ok, cominciamo un attimo a darci da fare. Però, dottor Vignali, volevo chiederle una cosa. Lei gestisce anche la rete consolare italiana, no? Perché come direttore generale per gli italiani all'estero si occupa anche di questo. Le faccio una domanda specifica: quali meccanismi in questo periodo hanno caratterizzato, appunto, in questo periodo di emergenza pandemica, hanno caratterizzato gli uffici all'estero? Sì, grazie. Guardi, sempre ripercorrendo un po' l'intervento di Emanuela Salati, effettivamente io ho notato che l'ambiente di riferimento ha in qualche modo condizionato e ha influito moltissimo sul tipo di comportamento dei nostri collaboratori, dei nostri dipendenti all'estero. Quindi, per esempio, in alcuni paesi nordici che hanno dichiarato dei lockdown molto più soft, che hanno vissuto questa situazione forse con meno angoscia, o comunque senza chiudere tutto, i nostri uffici hanno avuto una migliore performance, ecco, lo dico proprio anche in termini di servizio, sono quelli che hanno accumulato meno arretrato, che si sono adeguati all'ambiente circostante, che in quel caso era un ambiente in qualche modo forse positivo, e hanno vissuto quindi meglio questa situazione di emergenza. Questo è un tema forse appunto anche in termini di neuroscienze che potrebbe essere sviluppato con attenzione. Per esempio, invece, dico, l'America Latina, ecco. L'America Latina, la pandemia purtroppo ha avuto una fase più virulenta perché mentre noi andavamo verso l'estate, loro andavano verso l'inverno e quindi è durata moltissimo. Adesso paesi come l'Argentina e il Brasile ne stanno uscendo. Ecco, lì purtroppo la situazione invece di incertezza e anche probabilmente delle carenze a livello centrale in paesi come il Brasile, come l'Argentina, molte decisioni poi cambiate, mascherine sì, mascherine no, lockdown sì, lockdown no. Ecco, questo hanno coinvolto anche le persone che lavoravano all'estero in quelle situazioni e, ahimè, gli uffici hanno avuto maggiore difficoltà proprio a organizzarsi e sono stati appunto meno resilienti e comunque ancora adesso cercano di uscire purtroppo da questa situazione di difficoltà. Quindi ecco una riprova effettivamente che l'ambiente condiziona, che la proiezione sul futuro, la proiezione in termini di clima positivo ha un effetto importante di cui dovremmo tenere. Grazie, grazie per questo intervento, ma soprattutto anche grazie per la capacità di mettersi in discussione come mondo, perché a volte ci si chiude, no? Dietro le proprie ragioni e in realtà non si guarda oltre, inserendo anche nelle dinamiche della pubblica amministrazione eventi formativi che potrebbero destrutturare i vecchi modelli e aprirci sicuramente al nuovo. Bene, siamo assolutamente in linea con abbastanza in linea con i tempi, non precisamente, ma insomma,
siamo stati abbastanza veloci. Arriva il momento della contaminazioni. Professoressa Amelia Manuti è professore associato del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione e Università degli Studi di Bari. Ho il piacere ovviamente di conoscere Amelia e so che il suo costante impegno, il suo costante lavoro nel proporre modelli formativi sicuramente utili al mondo aziendale e pubblico, privato che sia, è davvero encomiabile come sforzo. E intriga molto il titolo, no? Contaminazioni, come le neuroscienze possono praticamente entrare nella progettazione di modelli formativi, quindi il ruolo delle neuroscienze nella formazione e nello sviluppo delle risorse umane. A te la parola. Ci sei, Amelia? Scusate, scusatemi, non trovavo il pulsante del microfono. Buongiorno a tutti. Grazie Laura, ringrazio veramente l'AIDP per questo invito. Io ho ascoltato con piacere, mi fa davvero immenso piacere essere qui con voi perché oltre all'importanza del tema ho ascoltato, diciamo, interventi che mi hanno preceduto. Mi sembra che ci sia tanto materiale su cui riflettere da vari punti di vista ed è anche piacevole arrivare in questo momento di questo dialogo tra le discipline, perché appunto il mio punto di vista è quello della psicologia del lavoro, che cerca di integrare un po' la prospettiva appunto più legata agli aspetti neurologici, no? Anche di cui ci ha parlato poi applicati al management la collega Salati, a una riflessione invece più contestualizzata, più legata alle dinamiche, diciamo, dei comportamenti organizzativi che sono stati anche enunciati all'inizio. Come si diceva appunto, io sono un docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, ma conosco anche molto bene i contesti aziendali perché mi capita per ricerca, per consulenza, diciamo a fini di ricerca, di entrare nelle organizzazioni pubbliche e private. E il tema del change management che prima il collega stava illustrando anche rispetto allo smart working è un altro tema che pone di riflettere sul valore, ecco, della formazione e dello sviluppo delle risorse umane di cui insomma. Spero riusciate a vedere lo schermo. Io partirei proprio dalla premessa, nel senso che è stato già detto, è stato dato un po' per implicito questo concetto delle neuroscienze. In realtà a me piace sempre partire dal delimitare i confini dei miei interventi, quindi mi è stato utile proprio riflettere con me stessa prima di preparare l'intervento, comprendere precisamente qual è il contributo delle neuroscienze allo studio in generale delle nostre relazioni sociali applicate poi ai contesti organizzativi. Una definizione appunto abbastanza ampia che tiene insieme sia i fattori biologici, i fattori neurologici, i fattori ecopsicologici, ci insegna che appunto le neuroscienze sono un ambito evidence-based, no? Come è stato anche dimostrato dalla collega Salati, quindi un ambito nel quale tutte le evidenze sono scientificamente validate e che studia appunto come il nostro sistema nervoso sostanzialmente regola i pensieri. I pensieri che abbiamo visto sono per lo più molto spesso automatici per questioni di economia cognitiva, ma anche le nostre emozioni, quindi la dimensione cognitiva ed emozionale che poi caratterizza la creazione appunto nelle nostre esperienze di atteggiamenti e che guida sostanzialmente i nostri comportamenti. Ecco, sul comportamento diciamo mi soffermo in questo intervento perché poi i comportamenti, in particolare i comportamenti organizzativi, appunto sono un docente di psicologia delle organizzazioni e insegno proprio psicologia del comportamento organizzativo, sono poi il centro della nostra riflessione teorica ma anche un po' l'obiettivo molto spesso dei nostri interventi formativi. Parlo anche a Laura perché condividiamo questo piacere di lavorare spesso nelle aziende attraverso la formazione. E quindi appunto il gancio che io in qualche modo ho rintracciato nel ragionare sull'intervento di questa mattina è appunto capire insieme a voi cosa possono fare quindi le neuroscienze, che sono appunto un ambito molto ampio che tocca in maniera tangenziale anche aspetti psicologici, ma come si possono coniugare poi alle concrete esigenze delle organizzazioni che vivono in questo momento davvero un momento di grande complessità. Io ho provato ad identificare alcune aree di intervento, in realtà appunto la risposta alla mia domanda è plurale e tra l'altro come vedete dai puntini di sospensione si potrebbero raggiungere tanti altri ambiti di interesse. Sicuramente le neuroscienze possono essere dal mio punto di vista un supporto per le organizzazioni per gestire appunto in un'ottica di gestione delle risorse umane le tante sfide che stiamo vivendo, ulteriormente complicate da questa pandemia.
All'inizio della giornata il dottor Delvino ha introdotto il tema del change management dicendo che appunto il change management, mi è piaciuta questa metafora, è il pane quotidiano delle organizzazioni, in particolare delle organizzazioni sanitarie, e sta diventando sempre di più un'esigenza quella di appunto chiedere interventi da parte delle organizzazioni per aiutare le persone a darsi, diciamo, un senso rispetto alla necessità di cambiare. Quindi sicuramente questo è un ambito nel quale le neuroscienze possono dire tanto. Possono dire tanto, come è stato mostrato anche nella gestione delle risorse umane, si è parlato, lo diceva appunto il presidente Amendolito, rispetto alle soft skills, alle competenze, alla valutazione del potenziale, tutto ciò che riguarda le leve strategiche, no? Delle organizzazioni cosiddette people based, il tema dell'innovazione, la tecnologia, lo smart working aprono finestre, adesso non possiamo entrare nei dettagli, magari organizzeremo un'altra giornata di studio dedicata a questi temi, aprono appunto una serie di parentesi rispetto alla sfida che poi possiamo raccogliere nel applicare le conoscenze appunto che provengono dalle neuroscienze e dalla psicologia del comportamento organizzativo a questi temi. Oltre che un'altra etichetta molto ampia che meriterebbe attenzione, il diversity management, quindi in qualche modo tutte le esigenze in termini di gestione delle risorse umane, delle diversità che non sono soltanto di genere o culturali, ma possono essere anche di fasce di età tra i lavoratori. Ad esempio il digital divide adesso è diventata un'esigenza anche di diversity management rispetto, per esempio, a quello che si diceva prima, all'uso delle tecnologie applicate. E quindi esistono una serie di ambiti che, secondo il mio punto di vista, possono essere proficuamente esplorati dalle neuroscienze e dalle conoscenze appunto di psicologia. Il problema a questo punto diventa una domanda abbastanza retorica: come, in che modo possiamo quindi interfacciarci con queste esigenze, quindi creare in qualche modo un dialogo tra un ponte anche. Infatti mi piace molto l'idea che l'università sia presente oggi a questo tavolo. Solitamente appunto si pensa all'università come un contesto molto astratto, no? Lontano dalle esigenze aziendali. In realtà attraverso la formazione le organizzazioni possono poi trovare, diciamo, proficuamente l'utilizzo di queste competenze. E mi piaceva anche l'idea di scardinare un po' un'idea abbastanza tradizionale di formazione. Scusate, mi compare sempre un messaggio, rifiuto, ok, che mi distrae a proposito di smart working. Dicevo, mi piaceva l'idea di condividere con voi anche una visione da docente universitario, un po' l'idea che i contesti organizzativi hanno della formazione accademica è un'idea trasferimento di conoscenze. Ecco, la formazione che può servire allo scopo di mettere in comunicazione i contesti organizzativi, quindi il management, con questi saperi, queste appunto evidenze anche che abbiamo illustrato in questi primi interventi e che cercheremo di esplorare ulteriormente, è sicuramente una formazione che invece parte da un'idea molto più ampia. No? Da una, diciamo, da forme di intervento organizzativo orientate a valorizzare le risorse umane, che in qualche modo anche la pluralità di esperienze dei dipendenti. E in particolare mi piace molto questa distinzione che fanno questi autori, Sonnentag e colleghi, tra appunto formazione e sviluppo, formazione intesa ovviamente come training, come un addestramento sostanzialmente, che ci riporta a parlare sempre di competenze, a parlare appunto di una presa di consapevolezza, come già emerso nelle relazioni precedenti, dei dipendenti rispetto ad esigenze, ecco, di formazione che vadano a colmare effettivamente delle lacune in termini di esecuzione di compiti o di relazioni, anche perché quando parliamo di soft skills parliamo comunque di competenze soft molto importanti nella gestione del proprio compito lavorativo. E quindi troviamo anche una differenza, un'ulteriore differenza nelle forme di formazione e sviluppo rispetto a una dinamica molto importante che spesso viene sottovalutata, che è appunto la considerazione della diciamo formalità o informalità di questi contesti di formazione e di sviluppo. Molto spesso le persone, anzi quotidianamente noi tutti, facciamo l'esperienza dell'apprendimento e lo facciamo in maniera informale, senza renderci conto, senza codificare questa conoscenza, questo apprendimento. In questo caso è importante per chi si occupa di gestione delle risorse umane, per chi come me, insomma, supporta spesso le organizzazioni nella
identificazione della centralità di questi processi e anche valutare la dimensione informale, perché attraverso la dimensione informale passano comunque dei messaggi, passano delle competenze, si acquisiscono delle competenze che io chiamerei anche organizzative, che sono, come si diceva anche all'inizio, molto di più della somma della singola competenza del dipendente, che poi diventano strategiche soprattutto in relazione alle sfide dei nostri tempi. E rispetto al training formale, classicamente abbiamo strumenti di sviluppo organizzativo e di formazione come workshop, i training, i corsi di formazione che vengono in qualche modo codificati come tali e che hanno anche un setting che risponde a queste di dinamiche che conosciamo molto bene, ma esistono tutta una serie di programmi di sviluppo attraverso i quali è possibile potenziare la consapevolezza dei lavoratori rispetto alle proprie competenze, che sono sempre di tipo formale, ma che appunto sono orientati magari a supportare il lavoratore nella progettazione della propria carriera, quindi tutto ciò che ha a che fare con il counseling, il mentoring, forme di supporto e supervisione come il coaching, o ad esempio anche forme di progettazione organizzativa come la rotazione dei compiti, che sono particolarmente importanti per dare la possibilità ai lavoratori di sperimentare anche nuovi ruoli e nuove competenze. Per quanto riguarda il fronte informale, anche qui è molto ampio, questo schema riduce molto la realtà e le possibilità concrete che abbiamo di operare nei contesti organizzativi, ma ovviamente cerchiamo di essere rapidi e diciamo di tener testa anche alle esigenze del convegno. Abbiamo sicuramente la socializzazione organizzativa, che è un po' il passaggio, magari l'ingresso, come dire, del nuovo arrivato, del neofita all'interno di un contesto organizzativo, un passaggio che può essere anche qui gestito dall'organizzazione in termini di affiancamento, ma molto più spesso viene un po' affidato alla buona volontà del lavoratore più senior, che in qualche modo si carica di introdurre il neofita rispetto ai ruoli. E poi c'è appunto il grande fronte dell'apprendimento continuo, cioè appunto il lifelong learning, che in qualche modo spinge molto spesso i lavoratori ad acquisire e a sviluppare le proprie traiettorie di carriera, le proprie competenze, come in questo caso, no? La frequenza di un convegno può essere sicuramente uno strumento di formazione e di sviluppo che rientra all'interno del formato dell'apprendimento continuo. Rispetto a come appunto queste forme di formazione, di sviluppo vengono poi attuate all'interno dei contesti organizzativi, a me piaceva con voi oggi appunto far riferimento ad una bella esperienza che abbiamo fatto negli ultimi anni, a cui si è accennato proprio in apertura, che ha appunto trovato nell'IRCCS appunto del Giovanni Paolo II il contesto nel quale sviluppare appunto un finanziamento di cui ho goduto da parte della Fondazione Puglia, che era finalizzato proprio a realizzare una ricerca intervento, quindi in qualche modo parliamo sempre di diciamo conoscenze che provengono da contesti scientifici di ricerca, ma che in qualche modo cercano di applicare queste conoscenze alle esigenze dei contesti reali. Il tema in particolare è quello che è stato enunciato proprio all'inizio, legato all'intelligenza emotiva, la consapevolezza in qualche modo da cui si parte, ovviamente basandosi sulla letteratura scientifica, della rilevanza delle competenze emotive, no? Delle competenze di gestione delle emozioni, rilevanti soprattutto in figure manageriali, in particolare in un contesto particolare come quello sociosanitario, che è caratterizzato da una serie di dinamiche anche di gestione dei processi e delle persone che complica ulteriormente la lettura di queste competenze. Il progetto è stato portato avanti grazie appunto alla convenzione che abbiamo stipulato col dipartimento che rappresento, e mi faceva piacere, ecco, raccontarvi un po' brevemente i risultati di questa ricerca, che è stata pubblicata, come si diceva, appunto nella rivista dell'IDP, ma anche su riviste scientifiche, perché secondo il mio punto di vista in questo contesto può essere un modo per testimoniare, no, della buona pratica di collaborazione che c'è tra l'università e i contesti aziendali, e come poi appunto i frutti di queste ricerche non rimangano chiusi nelle riviste scientifiche, ma possano essere poi fruiti dalle organizzazioni stesse per migliorare anche la gestione delle risorse umane e soprattutto, ecco, il miglioramento della qualità dei servizi in questo caso.
Molto velocemente, i temi sui quali si è mosso questo progetto sono appunto centrali, lo erano nel 2016-2017, l'anno in cui abbiamo lavorato su questa ricerca, ma lo sono ancora di più, probabilmente ecco, diventa sempre più saliente lavorare sulla gestione del cambiamento organizzativo. Una tematica che in realtà, secondo la letteratura di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, è una competenza delle organizzazioni, cioè saper armonizzare con le proprie risorse umane rispetto alla necessità di cambiare, spingere i propri dipendenti, i propri collaboratori a condividere il progetto organizzativo di cambiamento. E qui la centralità, come dicevamo prima, anche rispetto ad esperienze dei colleghi, è sempre relativa alla capacità del leader, no? Di guidare in qualche modo questi processi di sviluppo, quello che viene chiamato un po' l'agente del cambiamento, no? Una forma di sponsorship del cambiamento che induce poi i follower a seguire il progetto organizzativo e in qualche modo a condividerlo. E rispetto a questo, appunto, poi siamo consapevoli del fatto che naturalmente questi processi di cambiamento sono caratterizzati da forme di resistenza, perché il cambiamento, per quanto connaturato nella vita delle organizzazioni, per quanto spontaneo, a volte ecco, passa attraverso la quotidianità, quindi sembra quasi non esistere, no? Ce ne accorgiamo a valle che magari alcuni processi sono cambiati spontaneamente, in realtà quando è programmato, quando diciamo propone ai membri dell'organizzazione una trasformazione dei contesti, delle competenze, in qualche modo anche delle capacità dei lavoratori di far fronte a questi cambiamenti, innesca in chi riceve questa trasformazione molto spesso delle resistenze al cambiamento. Quindi l'idea era proprio lavorare su questi costrutti per verificare quali fossero le relazioni tra di loro. Il contesto, come vi ho annunciato, è il contesto appunto dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, un contesto, ripeto, molto particolare dal punto di vista organizzativo, perché rappresenta un particolare esempio di sistema complesso nel quale ovviamente c'è un'organizzazione delle risorse umane, come dire, molto gerarchica, e una divisione molto netta tra manager e follower, che erano in realtà proprio il motivo per il quale poi abbiamo cercato in questo contesto una collaborazione per poter sperimentare la nostra ricerca. Le figure di manager appunto sono state connotate come le figure di responsabilità e coordinamento, quindi i dirigenti, i medici, caposala, mentre i follower sono appunto tutti i collaboratori e i team, collaboratori e i membri dei team di lavoro. L'obiettivo macro, ovviamente per ogni dettaglio posso rimandare alla lettura dell'articolo specifico perché abbiamo raccolto molti dati, oggi purtroppo per motivi di tempo mi focalizzo soltanto sui risultati che riguardano i manager. Comunque l'obiettivo più generale della ricerca era proprio quella di confrontare la percezione che i manager avevano della loro capacità relativa all'intelligenza, la percezione che avevano appunto della loro leadership trasformazionale, che è uno stile di leadership diciamo centrato sull'empowerment. Prima si parlava di empowerment cognitivo, ecco, lo stile di leadership trasformazionale ha come obiettivo proprio finale quello di coinvolgere i propri follower e cercare di motivarli al cambiamento, di motivarli alla trasformazione, di motivarli anche alla crescita personale. E appunto infine anche la resistenza al cambiamento. La concreta esecuzione del progetto, che come vi dicevo prima è durato circa un anno, si è sviluppata in vari step. Appunto abbiamo previsto una prima fase in cui sono stati valutati, sono stati coinvolti quindi sia i manager che i follower, è stata prevista una fase di valutazione di queste competenze, dell'intelligenza emotiva, della leadership trasformazionale e della resistenza al cambiamento sul campione dei manager, ma allo stesso tempo abbiamo voluto raccogliere l'opinione dei follower rispetto soprattutto alla leadership trasformazionale. In questo modo abbiamo poi potuto confrontare anche le percezioni, come dire, auto-eterovalutative della leadership, che è un altro dato molto interessante che in questo caso non posso presentarvi per motivi di tempo, ma su cui abbiamo riflettuto nella formazione. Poi successivamente c'è stato un periodo in cui abbiamo sviluppato un training dedicato al potenziamento delle soft skills legate proprio alle variabili oggetto della valutazione, quindi l'intelligenza emotiva, la resistenza al cambiamento e la leadership, e hanno partecipato soltanto i manager in questa formazione proprio perché il focus della ricerca erano queste figure professionali. E successivamente, a distanza di 6 mesi, sono state rivalutate le competenze nel campione dei manager, quindi per verificare se ci fosse stato un miglioramento o un peggioramento anche delle proprie percezioni relative alle variabili oggetto di indagine, e lo stesso abbiamo ripetuto l'hetero assessment sui follower.
Il percorso di training è stato costruito ad hoc, come dire, secondo anche una metodologia formativa definita action learning, quindi abbiamo immaginato un ciclo di 5 incontri, ciascuno dedicato ad una competenza rilevante. Ovviamente queste competenze sono state anche un po' condivise con il management dell'organizzazione rispetto proprio all'importanza che potessero rivestire, tornando a quello che si diceva prima, ruolo del manager di questo contesto. Quindi un primo incontro era dedicato all'intelligenza emotiva, in particolare alla capacità di prendere consapevolezza della propria identità, della padronanza di sé, l'empatia, la comunicazione, la leadership e la gestione del cambiamento. Ogni incontro era organizzato in una modalità interattiva, quindi c'era una brevissima introduzione sul concetto di competenza che era oggetto della formazione di quella giornata, ma poi diciamo tutto, la maggior parte del tempo passato con i manager era dedicato all'addestramento, quindi all'emergere di esperienze significative rispetto a queste competenze, alla presa di consapevolezza delle proprie difficoltà o dei propri punti di forza e in qualche modo alla progettualità, quindi alla sollecitazione attraverso appunto role playing, attraverso situazioni e casi che magari si erano sperimentati nella realtà organizzativa, che in qualche modo potessero consentire ai manager di ragionare maggiormente anche sui bisogni di formazione, perché questo training non è stato pensato come esaustivo, ma come un punto di partenza proprio in termini di addestramento per stimolare la riflessione. Come vi dicevo, i partecipanti alla ricerca in generale, come anche è stato annunciato dal dottor Madaro all'inizio, sono stati dirigenti e follower di questa organizzazione, 35 manager e 150 follower. Qui trovate qualche informazione sociografica sull'anzianità di servizio, sui ruoli in particolare dei manager, appunto differenziati per direttori di struttura complessa o di struttura dipartimentale e caposala. Vado più rapidamente possibile, così lasciamo spazio anche alla discussione. Vi presento veramente un paio di dati che però sono particolarmente rilevanti sul gruppo dei manager. Come vi ho detto, abbiamo anche dati di confronto tra manager e follower, ma essendo il focus dell'attenzione centrato soprattutto sul potenziamento delle competenze dei manager, mi sembrava interessante analizzare con voi un po' le correlazioni e le analisi descrittive che sono emerse. Per quanto riguarda per esempio la relazione tra intelligenza emotiva e leadership, è interessante che in questa analisi correlazionale, nella tabella trovate un po' la descrizione di tutte le dimensioni che compongono i costrutti e le variabili, come dire, relative alla leadership, relative all'intelligenza emotiva e relative alla resistenza al cambiamento. Un dato interessante riguarda il fatto che esiste una correlazione significativa appunto tra intelligenza emotiva e leadership, per cui al crescere di una delle dimensioni dell'intelligenza emotiva, definita appunto consapevolezza delle proprie emozioni, decresce la capacità dei manager di utilizzare una comunicazione cosiddetta ispirazionale nei confronti dei follower. E lo stesso, un altro dato interessante riguarda la correlazione significativa tra intelligenza emotiva e resistenza al cambiamento. Quindi per i manager che hanno mostrato più capacità, più alti punteggi di capacità nella gestione, di monitorare le proprie emozioni, quindi di etichettare anche le proprie emozioni, sembrano essere meno propensi ad adottare schemi di comportamento abitudinari e rigidi. Quindi in qualche modo c'è un'influenza della dimensione di gestione delle emozioni, soprattutto sulla resistenza al cambiamento, e anche una presa di consapevolezza di quanto a volte le emozioni siano un ostacolo anche della leadership. Questo è un aspetto molto interessante perché ci ha indotto, insomma, a riflettere su quanto sia importante fare formazione, una formazione che abbia chiaramente una diciamo, dimensione molto partecipata, molto laboratoriale, molto di diciamo, interazione anche col contesto e di lettura del bisogno del contesto, però che sia centrata sulle emozioni, che risultano essere appunto una variabile sensibile nei processi di change management e anche di gestione delle persone. Un altro dato interessante riguarda il confronto tra il prima e il dopo il training sul campione sempre dei manager, perché appunto abbiamo ritrovato un dato che all'inizio ci ha un po' sorpreso, cioè invece di migliorare la percezione di queste competenze nel post-training, alcune competenze sono addirittura diminuite medio attribuito, e questo in realtà l'abbiamo spiegato sulla base del fatto, poi a posteriori anche ragionando sulle interazioni che abbiamo avuto io e il gruppo di ricerca, ovviamente non ho mancato di dire che non ero sola in questa ricerca, ma c'era un gruppo di ricerca composto da altri psicologi del lavoro e psicologi generali, abbiamo avuto delle interazioni con i manager nelle aree che hanno portato a riflettere su questo dato controintuitivo, nel senso che la formazione
allenato in termini di valutazione autocritica, no? Quindi la presa di consapevolezza durante il training della forse eccessiva valutazione, no? Delle proprie capacità di leadership, di resistenza al cambiamento e anche di gestione delle emozioni, ha portato appunto i manager ad essere un po' più oggettivi nella seconda valutazione, e quindi lo spazio del training in questo caso riflette, diciamo, proprio le caratteristiche dello spazio privilegiato per affinare anche le proprie metacompetenze, cioè una competenza di riflessione sulla propria competenza, che rappresenta questo, diciamo, non lo dico io, ma la dice una letteratura scientifica molto solida, rappresenta un predittore della performance molto importante, cioè avere consapevolezza della, diciamo, della, del livello cui posseggo una certa competenza, dei miei punti di forza, dei miei punti di debolezza, sicuramente mi consente di partecipare anche in termini più motivati, no? Più consapevoli alla formazione, che spesso, purtroppo questo va detto, non sempre risulta essere un contesto diciamo realmente di condivisione nei contesti organizzativi. Molto spesso la formazione viene vista come un contesto d'obbligo o anche d'obbligo per legge, certe volte pensiamo ai temi dello stress, quando in realtà, se vissuto con una logica motivazionale alta, con una logica di condivisione del bisogno dell'organizzazione, può rappresentare davvero, come dimostra questa ricerca che ovviamente ha tutti i limiti dell'analisi su un contesto, però un contesto privilegiato. Ancora un'ultima riflessione riguarda il confronto delle medie, appunto, dei punteggi tra manager e follower, soprattutto dopo la formazione. Quindi cosa è accaduto? Noi abbiamo raccolto, come vi raccontavo nella slide che è un po' corso di ricerca, i dati sulle variabili sia in autopercezione che in eteropercezione, e abbiamo notato anche in questo caso che dopo la formazione ritrattato, ecco, delle differenze significative, statisticamente significative, tra manager e follower rispetto ad alcune dimensioni, ecco, della resistenza al cambiamento e della percezione della leadership. In particolare la rigidità cognitiva è una dimensione che risulta significativa nel confronto tra manager e follower rispetto alla dimensione macro della resistenza al cambiamento. Trovate appunto che i manager si stimano meno rigidi dal punto di vista cognitivo di quanto invece i follower li giudichino, e poi ci sono appunto dei risultati significativi sulla vision, sulla leadership supportiva e sul riconoscimento personale. Anche in questo caso i punteggi sono più alti rispetto al campione dei manager rispetto ai follower. Anche qui si apre un altro scenario interessante, la possibilità di ipotizzare futuri progetti di ricerca orientati a categorie di lavoratori che probabilmente appunto vivono in qualche modo anche una dimensione di rappresentazione cognitiva stereotipica. Prima si parlava dei bias, degli automatismi di pensiero, quindi magari non sempre c'è una comprensione reale delle problematiche legate alla gestione dei ruoli tra follower e leader, quindi questo è un aspetto anche interessante. Mi avvio alla conclusione, questa è davvero l'ultima slide, così riusciamo a restare nei tempi. Ovviamente con tutte le riflessioni limitanti di questo contesto e di questa piccola esplorazione condotta su un campione anche piccolo, però diciamo che posso dire, insomma, anche a nome dei colleghi che mi hanno supportato e spero a nome dell'organizzazione che ci ha ospitato, che questa ricerca è stata una ricerca che ha lasciato una traccia. Ricordo davvero con piacere i momenti di scambio durante la formazione con i manager, e in particolare l'esperienza che ci ha lasciato questa piccola ricerca è proprio quella di riuscire a lavorare sulle risorse umane interne, quindi sui cosiddetti stakeholder interni, pensando che poi questo lavoro sulle persone, sulle competenze, sulle relazioni all'interno di un contesto delicato come quello sociosanitario possa avere una ricaduta di qualità sull'orientamento al paziente, quindi in qualche modo anche rispetto poi alla vocazione, diciamo al core business, diremmo in gergo manageriale, dell'organizzazione stessa. Quindi in questo caso diciamo questa ricerca va a confermare la valorizzazione di un approccio che viene definito
letteratura di psicologia dell'organizzazione come people-based, cioè centrato appunto, come si diceva all'inizio, sul capitale umano, e ci induce ulteriormente a ipotizzare la possibilità di sfruttare, no, l'occasione del training o dello sviluppo anche di forme di supervisione, non necessariamente di una formazione in aula, per poter favorire innanzitutto occasioni di comunicazione, di scambio, di conoscenze tra le varie categorie professionali, tra i vari gruppi di lavoro, tra i vari livelli anche della gerarchia organizzativa, a vantaggio sicuramente anche degli utenti finali, dei clienti, in questo caso finali delle organizzazioni. Io vi ringrazio e spero di essere stata nei tempi. Grazie. Sicuramente, Amelia, sicuramente sì, scusami, stavo un attimo distratta. Intanto ti ringrazio per lo scenario e sei riuscita insomma a rappresentare, no, percorso, e come dicevi tu, la collaborazione con l'università poi alla fine dà concretezza ad una serie di cose che si dicono, perché vengono misurati in maniera quantitativa determinati risultati. Forse dobbiamo spegnere qualche microfono, che ahimè purtroppo ogni tanto ci dimentichiamo di spegnere, però può dare fastidio. Allora, dicevo, c'è una però, io poi domande le facciamo alla fine, no? La curiosità che ho è questa. Dal tuo punto di vista, uno scenario appunto universitario, su quali competenze specifiche conviene investire per poi dare e valorizzare il contributo delle neuroscienze, un modello di gestione people oriented, no? Quindi se il momento di management fa questa scelta culturale, che cosa noi possiamo fare per valorizzare il contributo delle neuroscienze? Allora, sicuramente questa esperienza, questa buona pratica, diciamo, che mi auguro sia una delle tante, ma appunto prima vedevo anche quanti ci sono altri referenti HR con i quali abbiamo collaborato proficuamente, ci insegna e ci conferma la rilevanza delle soft skills di cui si parlava anche all'inizio. Quindi sicuramente la resilienza, una capacità, una competenza che sta diventando sempre più centrale nelle descrizioni di ruolo, di qualsiasi ruolo professionale, in particolare in un contesto complesso come quello che stiamo vivendo in questi giorni, ma anche appunto proprio funzionale a, come dire, rendere consapevoli soprattutto i lavoratori delle proprie competenze, perché quello che un po' manca è che un po' questo tipo di formazione ha rilevato invece come positivo, no? Come effetto poi sui lavoratori, e trovare degli spazi nei quali prendere consapevolezza delle proprie competenze, quindi anche in generale più competenze metacognitive, quindi la capacità di riflettere sulle proprie competenze, di riuscire in qualche modo a identificare punti di forza e punti di debolezza. Questo è un po' un aspetto che, anche per i motivi legati al tempo che a volte manca nei contesti organizzativi, si fa poco, un allenamento che si fa poco e che magari può essere valorizzato da una prospettiva appunto people-based, people-oriented. Grazie mille per questo contributo. Sono veramente contenta, insomma, di... Intanto siamo in perfetto orario. Credo che con il tuo intervento siamo riusciti a dare un senso, no, a tutta una serie di passaggi. Quindi cominciamo dall'aspetto neurofisiologico. Chiedo scusa, ma ho proprio bisogno di chiudere il microfono della signora Maria Bruno, perché non riusciamo proprio a parlare, quindi non so se riusciamo a farlo dalla regia, altrimenti dobbiamo necessariamente... Ok, si è silenziato, grazie mille. Vabbè, può capitare, insomma, situazioni che si possono verificare. Beh, allora a questo punto, sì, c'è una domanda al volo che intanto ti anticipo, Amelia, molto velocemente. Mi chiedevano quanto la durata che avevano i 5 incontri. Allora, in totale erano 20 ore, quindi okay. Abbiamo organizzato gli incontri in maniera tale da avere 20 ore. Poi per la rilevanza delle competenze. Purtroppo okay. Sull'orario abbiamo avuto la necessità di comprimere, perché capite bene che erano fatte durante l'orario di lavoro, quindi c'erano una serie di difficoltà oggettive. Assolutamente. Va bene, grazie Manuela. Io a questo punto condivido con voi, anche se in maniera abbastanza veloce, un po' il metodo, la pratica mindfulness. Emanuela aveva parlato in maniera sporadica come questo tipo di strumento può aiutarci
ad allenare le nostre capacità emotive, cognitive, a sviluppare quella flessibilità, quell'empowerment cognitivo, no? Un po' l'idea di renderci sempre più capaci di fronteggiare contesti di incertezza o contesti di instabilità, come quelli che stiamo vivendo adesso, ma che in qualche modo la pandemia ci ha proprio, posso dire, usare questo termine un po' così sbattuto in faccia, ma in realtà erano presenti anche prima di questo evento pandemico. Sì, perché in realtà sempre più per noi è importante entrare in un mindset in cui il mondo ci fornisce esperienze VUCA, no? Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che sempre più abbiamo a che fare con ambienti, contesti fortemente volatili, quindi alti e bassi, picchi positivi e picchi negativi, situazioni quotidiane molto positive e situazioni quotidiane che possono essere molto negative, incertezza, l'incertezza è sicuramente fa male l'incertezza, ma è anche probabilmente un concetto che forse deve entrare nella normalità, cioè come se l'incertezza forse è quello che ci caratterizza. Abbiamo sempre tante variabili a cui pensare, quindi la nostra realtà è una realtà estremamente complessa e le informazioni di cui siamo sommersi attraverso tutti gli strumenti di comunicazione, tutte le forme di comunicazione, sono informazioni ambigue, cioè possono essere informazioni che hanno un significato, una valenza positiva se le incastono in un processo, invece se le incastono in un altro processo possono avere una valenza estremamente negativa. Quindi in qualche modo noi abbiamo la necessità, ecco, di immaginarci continuamente in un contesto di tempesta, e la verità è che non è possibile controllare il mare, possiamo però navigarlo attraverso l'utilizzo della competenza tecnica e la capacità di reagire e predire in modo repentino le nostre azioni e le nostre scelte. Quindi ci serve uno strumento di lavoro. Come psicologa del lavoro e psicoterapeuta mi chiedo, no, quando ci troviamo in contesti formativi aziendali, come allenare questa capacità di reazione e di predizione repentina delle nostre azioni e delle nostre scelte nel momento in cui non abbiamo poi così tanto tempo per riflettere, né possiamo, ahimè, affidarci alle euristiche di pensiero, cioè non possiamo affidarci a quella serie di esperienze che in passato mi sono servite, ma che oggi, se automaticamente le replico, purtroppo non mi aiutano più. Quindi certamente abbiamo un mare che a volte è calmo e ci permette una navigazione serena, tranquilla, dove possiamo riposare direi la nostra rete neurale, che immagino possa consumare in queste condizioni una quantità di glucosio meno imponente, ma in realtà l'instabilità costante del contesto in cui ci troviamo ci porta a dover essere sempre, passatemi il termine, presenti a noi stessi, sempre meno purtroppo o per fortuna, sempre meno capaci di utilizzare il nostro pilota automatico che madre natura ci ha fornito, attenzione, e ci ha fornito nel senso che noi possiamo fare tante cose semplicemente per automatismo, anche perché rischieremo di utilizzare una quantità di energia pazzesca per fare cose che invece richiedono semplicemente un automatismo, ma questa nostra abilità di funzionare con il pilota automatico purtroppo non possiamo estenderla nell'arco di tutta la nostra giornata, né possiamo estenderla rispetto ad un arco temporale lungo, quindi è difficile mettere in atto un automatismo. Beh, noi siamo invece pieni di automatismi, no? Basta pensare a delle abitudini, ecco, abitudini che quotidianamente replichiamo incessantemente e che hanno da una parte un sapore molto rassicurante, dall'altra parte queste abitudini possono limitarci nel mettere in atto altri comportamenti. Quindi nuovo mindset, volatilità, incertezza, complessità e ambiguità in realtà potrebbero, forse fanno già parte della nostra normalità. Di che cosa abbiamo bisogno per gestire questo evento? Ma io direi che abbiamo bisogno delle stesse risorse che ha colui che fa uno sport pazzesco e che è in qualche modo il surf, no? Quando aspettano queste onde gigantesche, i surfisti hanno qualcosa di particolare dentro. In realtà loro non possono controllare l'onda, ma si affidano a che cosa? Ma al senso di responsabilità, cioè responsabilità significa sono
sono io nei confronti dell'onda, sono consapevoli del presente, cioè sono in contatto con tutto quello che c'è dentro di loro e fuori di loro. Sono presenti significa che sentono la vibrazione del loro corpo, delle loro, dei loro muscoli, delle loro emozioni e contemporaneamente i loro sensi sono aperti a cogliere ogni segnale che il mare o l'onda in quel momento può mandare. E poi sono aperti al nuovo in modo non pregiudiziale. Questo è un elemento straordinario che abbiamo a disposizione, ma che può diventare uno strumento che non utilizziamo se a fronte di un nostro stato d'animo, piuttosto che a fronte di un evento esterno, immediatamente lo etichettiamo come questo stato d'animo non mi piace, non lo voglio e quindi lo rifiuto, oppure l'evento esterno cominciamo a rifiutarlo con scarso successo, perché poi alla fine se l'evento esterno è quello che sta accadendo e non posso modificarlo, come per esempio la necessità di portare avanti un telelavoro in questo periodo, ma sono solo degli esempi, o la necessità di fronteggiare un cliente che si è che sta reclamando, o la necessità comunque di riorganizzarsi velocemente il lavoro perché abbiamo necessità di consegnare prima o dopo, mille situazioni. Dobbiamo allenare la nostra disponibilità a gestire le situazioni per quelle che sono e non per quelle che noi vorremmo che fossero. Non è facilissimo, così come riuscire a viverci, ad entrare in contatto con noi stessi per quelli che noi siamo in quel momento, per quello che noi viviamo in quel momento e non per quello che ci piacerebbe vivere in quel momento. Ci vuole spirito esplorativo, no? E quindi disponibilità a rimanere sempre curiosi, aperti a tutto quello che non conosciamo. Ascolto non pregiudiziale delle persone. Noi non è che abbiamo dei pregiudizi nel senso morale del termine, però quando si conosce una persona, una mezza idea sulla persona ce la facciamo, no? E spesso questo inficia la nostra capacità di ascolto. Quindi l'ascolto inteso come disponibilità a cogliere tutti i segnali verbali e non verbali che la persona mi dà e mi possono essere utili. E poi accoglienza di quelle che sono le nostre emozioni e le nostre debolezze. Siamo ancora abituati, me compresa, a volte in alcuni momenti formativi, sulle espressioni emozioni positive, emozioni negative, che è una inefficace e anche direi triste espressione. Le emozioni sono tutte intelligentissime, anche quelle che ci appaiono e che viviamo come dolorose. Sono l'esperienza di millenni di evoluzione, hanno una saggezza incredibile, tutte le nostre emozioni, così come le nostre debolezze contengono delle preziose informazioni rispetto a noi. A cosa può servire la mindfulness come pratica di meditazione? Beh, intanto abbiamo bisogno di collaboratori a tutti i livelli del grado di responsabilità, che siano manager, middle manager, responsabili di processo, operatori, che a questo punto allenano costantemente lungimiranza, concentrazione, focalizzazione, nervi saldi significa mantenere, no, la compostezza comportamentale nonostante l'agitazione emotiva, intuitivi, fiduciosi, speranzosi, ispiratori, coraggiosi, leggeri, ironici, e poi potete aggiungerci voi tutti gli altri aggettivi. Non significa che non siamo persone anche in ansia, preoccupate e a volte stanche, non è questo. E che però la necessità di possedere queste caratteristiche che vanno a controbilanciare, che sono un po' un antidoto di stati emotivi che invece, se non siamo attenti, rischiamo di prendere il sopravvento, no? Come la tensione, la frustrazione, l'ansia, la rabbia, la tristezza. Ecco perché un percorso di lavoro sulla mindfulness può, attraverso una serie di progetti, diventare estremamente utile. Che cosa accade quando si lavora sviluppando queste tecniche, questa tecnica meditativa? Intanto si apprendono tre importanti arti: l'arte di rifugiarsi che abita dentro di noi, questo permette sicuramente di vivere una rete. Facevo riferimento all'arte del rifugiarsi, il porto sicuro che abita dentro di noi e l'effetto, no? Stavo condividendo l'effetto. Cosa fa la mindfulness? La mindfulness fa
un lavoro di concentrazione su se stesso e sulle proprie possibilità e in che modo ci allena la capacità di recuperare energie positive nel momento in cui in piena tempesta ambientale o interiore troviamo un luogo sicuro in cui rifugiarci. L'arte del radicarsi, ecco, l'ansia, il disturbo d'ansia generalizzato, così come la depressione intesa come tristezza pervasiva e persino gli attacchi di panico, in realtà sono tutte forme di sensazione di non avere più punti d'appoggio. È l'arte di guardarsi e guardare al di là del nostro tempo e spazio. Spesso noi siamo troppo spesi dalla quotidianità e dimentichiamo di sollevare lo sguardo altrove. C'è un altro elemento per cui mindfulness è molto interessante. Oltre a governare l'incertezza che caratterizza questo periodo, in realtà entra l'azienda di impoverimento dell'organismo psicofisico umano, perché ogni stress, come dicevi, lascia una cicatrice indelebile e l'organismo paga per la sua sopravvivenza dopo una situazione stressante, diventando un po' più vecchio. Quindi la pratica mindfulness è spesso richiesta e diventa oggetto di intervento in azienda proprio come strumento per riportare l'indicatore stress lavoro correlato, che grazie all'8108 viene finalmente trovato, e riportarlo da un indicatore rosso o già da un indicatore verde. Bene, qualcuno che ha il microfono acceso lo possiamo anche. Grazie. Chiudiamo quindi questo evento di mindfulness. È una pratica di meditazione. Ricordiamoci che la parola meditazione spesso nel mondo aziendale, come dire, viene vissuta in orticaria. In realtà meditare è un termine che ha una sua origine latina e che significa semplicemente curare, prendersi cura. La finalità della mindfulness è quello di orientare la nostra attenzione in modo consapevole, in modo intenzionale, nel momento presente e in modo non giudicante. Sicuramente abbiamo un approccio interessante da questo punto di vista perché riusciamo a strutturare tutto il percorso di formazione delle persone all'interno di una metodologia formativa molto interessante. In genere si parla di protocollo MBSR, cioè in realtà abbiamo un protocollo vero e proprio di 8 incontri complessivi che hanno una sequenza precisa e che aiutano il mondo, le persone che vi partecipano, a allenare in maniera assolutamente strutturata la rete neurale. Quindi è una tecnica che ci permette di aumentare la nostra flessibilità cognitiva ed emotiva attraverso una serie di esercizi. Cosa succede durante le sessioni di meditazione? Beh, succede semplicemente che le persone riescono a cogliere ciò che accade dentro e fuori a livello sensoriale, mentale ed emotivo e a stare con quello che c'è, perché spesso la nostra incapacità di reggere la realtà che ci circonda è che scappiamo dalle situazioni che non ci piacciono, ci innervosiscono, ci fanno arrabbiare, oppure vorremmo prolungare ad infinitum le situazioni che ci piacciono. In realtà il mondo è abbastanza ambiguo, l'ambiente spesso ci propone occasioni belle, occasioni brutte, e in questo modo noi riusciamo ad osservare in maniera abbastanza equanime il lavoro di accoglienza, sia di quello che c'è di buono dentro e fuori di noi, sia di quello che non c'è di buono. Cosa otteniamo con questo? Ma otteniamo sicuramente una cosa che anche prima Manuela Salati ci diceva e che viene rilevata attraverso appunto gli strumenti di osservazione del nostro cervello, otteniamo che cosa? La capacità di utilizzare l'intelligenza millenaria che abita il nostro sistema neurale, il nostro cervello con tutta la sua connessione. Perché parlo di intelligenza
millenaria, perché in realtà molto spesso le nostre resistenze al cambiamento, così come la nostra disponibilità al cambiamento, non dipende da quello che io veramente decido di fare, ma dipende da come reagisce il mio organismo. E sentire che il mio organismo potrebbe all'interno di un distretto corporeo reagire in maniera negativa ad un cambiamento che l'azienda mi propone, per esempio una job rotation, per esempio uno smart working, probabilmente mi aiuta non ad accettare passivamente uno smart working, ma mi aiuta ad essere consapevoli, a capire con più coscienza cosa mi piace e cosa non mi piace di questa esperienza. Inoltre, una delle caratteristiche della mindfulness, oltre a portarci in connessione, ci riporta ad un'antica saggezza millenaria che abita la nostra corporeità e quindi ci porta a sentire in maniera assolutamente non giudicante cosa proviamo, cosa sentiamo e cosa pensiamo, in realtà vedere noi stessi e il mondo con occhi gentili. Occhi gentili è un termine interessante, mi piace molto, perché la gentilezza in realtà è un tema che, come avete visto, viene anche inserito nella filosofia di Nudge, no? La spinta gentile. Gentile significa trattare le persone come se facessero parte della nostra gens, questa è l'origine della parola. In realtà guardare il mondo con occhi gentili ci alleggerisce di un sacco di ansia, perché mi permette di guardare le grandi cose, le piccole cose, con un occhio pulito, aperto, libero, sereno. E quindi è come se ogni istante della nostra vita lavorativa ha la sua pregnanza, ha la sua forza, la sua bellezza. E quindi la vita è fatta di piccole felicità insignificanti, no? La vita è fatta di felicità insignificanti simili a minuscoli fiori. Non è fatta solo di grandi cose, come lo studio, l'amore, i matrimoni, i funerali, il lavoro. Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a contarle. Tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile che l'anima respira e grazie alla quale vive. Quindi cosa otteniamo grazie ai percorsi di mindfulness? Sicuramente potenziamo l'assertività delle persone, le quali sanno dire di no senza rovinare la relazione e senza rompere l'engagement dei collaboratori. La maggior parte dell'engagement dei collaboratori passa attraverso i processi di relazione col capo e con i colleghi. Quindi avere un approccio relazionale costruttivo, positivo, chiaro, severo, assertivo, ma mai lesivo del ponte relazionale, credo che sia uno dei più importanti successi che si possano raggiungere in un'azienda. E questo perché? Perché la creatività in azienda non è sede, non è soltanto frutto del cervello del singolo, è sempre frutto di un processo di relazione, di confronto. Abbiamo persone consapevoli, ma che hanno la capacità di non identificarsi con momenti di rabbia, di nervosismo, di tensione, sanno che è un momento, è una fase, riescono a mantenere una certa distanza tra osservatore ed evento emotivo. Poi ci sono una quantità di emozioni positive che vanno a controbilanciare tutte quelle tensioni che quotidianamente comunque continueremo ad affrontare. Ci sono sicuramente più riferimenti valoriali nella propria vita. Si riduce tantissimo quello che possiamo chiamare ruminazione mentale. Tutti noi torniamo a casa che abbiamo ancora il cervello acceso e siamo lì che ruminiamo le cose che non ci sono andate bene, perché lì evidentemente è stato toccato un nostro punto profondo, e ridurre la ruminazione mentale è un grande sollievo per la nostra mente, che il giorno dopo rinasce positiva e trova la soluzione al problema. E quindi poi siamo meno inflazionati da questi pensieri collegati dalla nostra fisicità. Ecco, l'intervento del dottor Pirolo all'inizio ci ha dimostrato chiaramente che le nostre emozioni, i nostri pensieri hanno sede nel cervello, non sono scollegati dalla nostra corporeità, e ancor di più ci sono distretti del nostro corpo, come lo stomaco, per chi dovesse avere delle sensazioni di reflusso gastroesofageo, le spalle, il battito cardiaco, la respirazione, che sono sede delle nostre emozioni. Quindi miglioriamo la concentrazione, la focalizzazione, riduciamo lo stress. Ecco, questi sono gli effetti positivi. Ora, anch'io ve lo
così poi possiamo chiudere, però certamente team building, ecco, se dovessimo un attimo fare riferimento, no, a quali sono gli effetti positivi. Ma sì, gli effetti positivi sono infiniti. Sono infiniti perché abbiamo trovato in un'epoca moderna, in un'epoca in cui si lavora sull'aspetto tecnico professionale, in cui c'è un certo valore dato alle soft skills, ma non bastano più oggi le soft skills. Cioè le abilità comportamentali come la leadership, il team building, il team working, la comunicazione interpersonale efficace, non sono più sufficienti oggi per fronteggiare la complessità del nostro mondo. Abbiamo bisogno di capacità profonde, abbiamo bisogno di sentirci veramente aperti in maniera diversa alla nostra vita lavorativa. Per cui manager chiusi, orientati al compito, si aprono a qualcosa che si chiama ascolto e che per definizione è intangibile. Manager pressati dal raggiungimento dell'obiettivo, spesso caricati di, sovraccaricati di ansia, di tensione, spesso preda di nervosismo, sviluppano invece modi più creativi e concentrati per raggiungere lo stesso obiettivo, oserei dire in meno tempo e con più qualità addirittura. Manager per me sono tutte le persone che gestiscono, quindi non sto facendo riferimento ad una categoria gerarchica, siamo tutti noi quando dobbiamo occuparci di qualcosa. Manager sotto stress perché hanno un sovraccarico lavorativo qualitativo quantitativo ampio e si allenano per trovare la disponibilità ad accogliere con benevolenza il loro giudice interiore. Che vuol dire questa frase un po' così creativa? Che molto spesso quando lavoriamo, soprattutto nel mondo del lavoro, viene fuori la nostra indisponibilità ad essere quello che siamo, ma è come se noi stiamo bene solo se corrispondiamo a determinate aspettative di su come o di come dovremmo essere. Questo ovviamente è energivoro, cioè perdiamo un sacco di energia per raggiungere un modello di un modello, un ruolo organizzativo che non ci appartiene, quando invece interpretandolo essendo profondamente noi stessi forse ci riusciamo prima. Quindi la psicologia positiva usa, sfrutta la mindfulness come meditazione semplicemente di consapevolezza di quello che mi sta accadendo in maniera intenzionale e non giudicante, semplicemente per ripristinare un equilibrio, no? Quindi come vivo il passato, anche le esperienze difficili diventano occasioni di soddisfazione. Come vivo il presente? Il presente lo vivo integrando momenti di emozioni dure, utilissime come l'ansia, la preoccupazione e la rabbia, ma che vanno ad essere controbilanciate, integrate con emozioni quali la gentilezza, la gratitudine, il piacere, la gioia. Cioè la giornata diventa un caleidoscopio di emozioni. Non entro con l'ansia e me ne esco con l'ansia. E anche il futuro è anche preoccupazione, il futuro è anche incertezza, quindi ansia, è anche un futuro dove ci confrontiamo con l'ignoto, ma anche qui riusciamo a recuperare come emozioni che vanno a controbilanciare, come antidoto, emozioni come sicurezza, speranza, fiducia, focusing. Chiudo dicendo, vabbè, ma come si utilizza, no, questa metodica? Beh, intanto ci possono essere dei percorsi di pratica formale, cioè ci si organizza all'interno dell'azienda delle sessioni strutturate per sviluppare consapevolezza ed entrare attraverso, no, una guida esterna a contattare ciò che c'è, quindi ci sono delle aziende che all'interno di piani di welfare piuttosto che di piani di formazione inseriscono anche questo tipo di strumento che va fatto in gruppo, va fatto con una serie di caratteristiche particolari proprio per creare, no, un percorso. Il percorso a che cosa serve? Non è un percorso che nasce, cresce e muore, è un percorso che serve per capire come continuare poi da soli ad allenare questo nuovo approccio. E l'utilizzo della mindfulness può avvenire attraverso una nuova metodologia didattica, oppure si possono indicare, e vanno in compensazione, anche una serie di esercizi di pratica informale che si vive nella propria casa. Il protocollo MSBR, ma comunque tutta la mindfulness ha delle evidenze scientifiche per le quali si misura effettivamente la disponibilità allo stress delle persone, che sono state appunto misurate non soltanto nelle aziende che lo fanno, ma il protocollo è stato appunto strutturato da John Kabat-Zinn, che è colui che ha ideato questo protocollo, lo ha portato in giro in tutto il mondo. Ovviamente in letteratura si trova tanto a proposito di indicatori
di miglioramento dello stress. Ecco, alcuni esercizi sono legati e chiudo con questo. Esercizi sono molto semplici, si tratta di stare in contatto per qualche secondo, qualche minuto con il proprio respiro, con il proprio corpo. Scoprire una cosa, quando si fa la mindfulness, che cosa si scopre? Si scopre che la nostra mente va dove gli pare, si scopre che io voglio portare l'attenzione sull'aria che entra, l'aria che esce dal mio corpo. Voi sapete che il respiro è uno degli strumenti più importanti per ricentrarsi, ritrovarsi e perdere quella sensazione di essere perso in mille cose, ma la mia mente non si sta lì, la mia mente se ne va perché abbiamo allenato troppo la nostra capacità di creare, o meglio, il nostro cervello crea connessioni neurali autonome, per cui io, non so, sto pensando all'aria che entra e all'aria che esce, poi mi ricordo che devo andare a fare la spesa, mi ricordo che il mio capo mi ha chiesto questo documento, insomma, la nostra mente vaga. Questo è un pregio della nostra mente, ma rischia di essere un difetto quando poi perdo completamente il controllo della mente e questo mi genera emozioni, no? Prevalentemente difficili da gestire o energivore, come l'ansia, la preoccupazione, la rabbia, e non mi permette di concentrarmi laddove sarebbe opportuno. Quindi, tendenzialmente, scopriamo che cosa? Che la nostra mente va dove gli pare, non ha nessuna intenzione di seguire le nostre indicazioni. Bene, lo scopo della mindfulness è scoprire dove la mente va, riportarla con ferma gentilezza all'obiettivo, all'oggetto dell'attenzione, e tanto accade, tanto si allena questa capacità per cui sempre più siamo portati a vivere il momento presente, il qui ed ora, e quindi siamo sempre più attenti a goderci quella situazione, fronteggiando il mare in tempesta quando c'è mare in tempesta, ma sapendo godere anche del mare calmo quando è mare calmo. Mare tempesta e mare calmo non è epoca, no, è nella giornata, nella quotidianità. Io posso attraversare momenti duri, difficili, di tensione, ma posso essere anche, e devo essere anche capace di attraversare momenti sereni e calmi durante la stessa giornata. Bene, vi ringrazio, volevo solo fare questo riferimento a questo strumento che è straordinario, che sempre di più entra nelle aziende e quindi esce da quell'angolino in cui era stato relegato come, diciamo, tecnica un po' orientaleggiante, fuori dalla portata e dal mondo, no, aziendale, dove dirige il mondo dei numeri, della competenza tecnica, ed entra invece a pieno titolo nella quotidianità di ogni giorno. Grazie ancora. Spero di avervi lasciato un'indicazione. Volevo fare un esercizio, ma credo che non sia il caso, quindi, perché i tempi sono stati stretti, ma va bene così, va bene lo stesso. Passo la parola a Donato, ci sei? Sì, ci sono. Ok, Donato. Sono. Prima della parte finale vorrei ringraziare, oltre che tutti i relatori per gli ottimi interventi, l'ingegner Vito Angiuli, il nostro dirigente tecnico che ha curato in modo impeccabile tutta la parte tecnica informatica per la migliore riuscita di questa iniziativa. Anche sotto tali aspetti. Grazie Vito, sei stato molto presente in questi giorni e hai coordinato al meglio tutta la parte, tutta la tua parte. Grazie, grazie di cuore. Laura, puoi riprendere per la Sì, parte finale. grazie, grazie mille. Io approfitto anche, Donato, grazie a te, ringraziare Sonia Rausa, che è stata veramente insieme a Susanna Lucarelli e a Sabrina Benedetto del Nazionale, ci hanno dato una mano enorme, incredibile nell'organizzazione di questo bel momento di confronto, supportandoci in tutto e per tutto. Davvero un grazie di cuore, anche se poi lo farà probabilmente Francesco. Io direi che c'è un momento, ci possiamo dedicare alle domande, qualche domanda che possiamo proporre ai nostri relatori. C'è una domanda per dottor Vignale. Cosa ne pensa della legge Signorello? Allora, cerco la domanda. C'è il dottor Vignoli? Vignali, Luigi Ah, Vignali. Vignali, Vignali, mi è confuso. Luigi Vignali, non lo vedo collegato in questo momento. Ok, va bene.
Poi la domanda per la dottoressa Manuti è stata fatta, ok. Qualche altro potete scrivere in chat? Penso che questa domanda possiamo rivolgere alla professoressa Manuti. Vorrei chiedere, volendo affrontare l'ambito delle neuroscienze all'interno del proprio percorso di studi, quale facoltà sarebbe più consono scegliere a vostro parere? Allora, mi sentite? Sì. È una domanda che spesso molti studenti ci rivolgono perché sta diventando interessante in vari contesti. Anche io insegno psicologia del marketing, abbiamo una parte del programma proprio sulle neuroscienze. Allora, parlando dell'Università di Bari, non c'è al momento un corso di laurea dedicato. Stiamo lavorando per creare una magistrale, perché appunto le richieste da parte degli studenti sono tante. Noi attualmente abbiamo una magistrale di clinica e una di psicologia del lavoro. Stiamo immaginando di fare anche una magistrale di neuroscienze, quindi diciamo nel territorio locale non ci sono delle lauree dedicate. Una laurea in psicologia è comunque affine perché diciamo che molte delle tematiche che sono state affrontate riguardano aspetti psicologici, la psicologia sociale, la psicologia del marketing, quindi diciamo adesso non so la formazione di base della persona che ha scritto, però diciamo, mi viene di suggerire a livello locale, poi è chiaro che se andiamo al nord Italia, prima la collega Salati parlava della Bicocca, lì ci sono anche dei centri di ricerca dedicati proprio alle neuroscienze che hanno anche un'offerta formativa dedicata, quindi poi dipende un po' dalle esigenze personali, non so se sono riuscita a rispondere pienamente. Beh, certo, sono delle indicazioni importanti, quindi poi è chiaro che vanno contestualizzate ognuno per sé, però già avere queste indicazioni secondo me è estremamente interessante. Non so se c'è qualche altra domanda. Donato, se sei d'accordo, non vedo altre domande, quella soltanto per il appunto, dottor Vignali, però magari poi possiamo anche rispondere in maniera diversa e successivamente. Se sei d'accordo, Donato, io farei fare, passerei la parola per le conclusioni. Che dici? Sì, il direttore amministrativo, il dottor Mancini, mi ha comunicato che ha avuto un contrattempo, quindi Sì. io farei fare a te e alla Ok. professoressa Manuti delle Buongiorno. brevi conclusioni, visto che vi vedo collegate. Sì. È la solita lettera di Fate voi la attestazione, poi fare sintesi, conferma. fate voi la Magari che loro sintesi. vogliono un attestato Benissimo. che venga Ti lascio la certificato il parola a Amelia e poi dottore ovviamente questa so. canonica lettera Sì, firma chiediamo magari di Urni. spegnere il Sì, microfono perché sento un ritorno. sì. Scusate. Qualche collegamento. Grazie. Allora, a me, diciamo, avendo ascoltato questa appunto dagli studi più neurologici, più medici anche, che però sono poi la base anche delle ricerche applicate ai contesti organizzativi, appunto mi viene di concludere che un po' tutte queste competenze servono poi per rispondere alle esigenze dell'organizzazione. Io, diciamo, come mia deformazione professionale amo molto la transdisciplinarietà. Non mi piace mai, diciamo, identificare nella mia disciplina la risposta a tutte le esigenze dei contesti nei quali mi capita, insomma, di offrire consulenza. Quindi credo che il tema che voi avete scelto, che è focalizzato ovviamente anche per motivi storico-culturali sull'incertezza e sulla gestione dei cambiamenti, merita un'ottica che sia plurale. Del resto, anche un po' riflettevo mentre ascoltavo la dottoressa Salati e i suoi interessanti esperimenti. Io conosco molto bene i colleghi della Bicocca con cui collabora dal punto di vista dell'università, quindi conosco le loro ricerche. Diciamo, si sono focalizzati molto su questa dimensione degli automatismi e delle implicazioni che poi, no, lo studio, ecco, delle connessioni neuronali ha sui comportamenti. Un po' forse è stato tralasciato da questa prospettiva, che magari la psicologia del lavoro può integrare anche nell'esperienza fatta all'IRCCS, e magari la leva motivazionale, perché appunto non basta semplicemente sapere quali corde muovere, no, rispetto alle emozioni, alle sensazioni, alle percezioni dei lavoratori, ma ci vuole anche da parte di chi poi gestisce le risorse umane, ancora una volta il tema delle competenze centrali, la capacità di motivare il cambiamento, no? Quindi di diciamo, favorire l'apertura all'esperienza, perché una delle cose più difficili è proprio nell'esperienza fatta nella sperimentazione di cui abbiamo parlato all'IRCCS, era proprio quella di farsi accettare dal contesto come formatore.
Io ne ho parlato spesso col dottor Madaro, ho avuto a volte la difficoltà di far capire ai manager che era un percorso a favore dell'organizzazione, non era una formazione, ecco, che cadeva dall'alto, che in qualche modo voleva, diciamo, dare delle prescrizioni comportamentali. E questo aspetto di costruire il rapporto con la committenza, di costruire la relazione, che un po' sono state il leitmotiv un po' di tutti gli interventi, ecco perché mi sembrava una conclusione utile, è secondo me la risposta. Cioè bisogna lavorare prima sulla motivazione, sulla costruzione di un progetto organizzativo, no? Un progetto di cambiamento che coinvolga le parti, che comunichi, tant'è che anche nella sperimentazione noi abbiamo fatto diversi incontri di comunicazione ufficiale del progetto, proprio per far sentire parte un po' tutti quanti di questa attività che poi li ha visti partecipi, li ha visti protagonisti. Quindi, insomma, mi veniva di riflettere appunto sull'importanza di considerare un po' un modello olistico, ecco, del comportamento organizzativo che tenga insieme le variabili psicologiche, affettive, cognitive, ma anche le dimensioni più motivazionali, che poi sono il drive dei comportamenti organizzativi. Concludo dicendo semplicemente che tutti gli interventi, oltre ad essere preziosi interventi, in realtà hanno un filo rosso comune. Il filo rosso comune è che oggi, come esseri umani, in un mondo complesso come questo, con pandemia compresa, abbiamo bisogno di ritrovare diciamo, le nostre forze interiori, abbiamo bisogno di scavare un po' più a fondo. Forse sono stati anni, non lo so, anni in cui ci siamo un po' viziati nel poter, ecco, fare affidamento sulle conoscenze tecniche e su quelle che potevano essere, delle abitudini comportamentali che ci venivano appunto, venivano fuori, da una scuola di organizzazione aziendale che fino a un certo punto ha valorizzato la motivazione. Oggi invece abbiamo bisogno di ritrovare proprio il sé, permettetemi questo termine che forse è un po' più, diciamo, clinico, anche se la mia formazione è sempre legata alla persona che lavora all'interno di contesti organizzativi. Gestire l'incertezza di cui parlava appunto il dottor Vignali, gestire le neuroscienze al servizio del management, eccetera, così come le contaminazioni di cui parlavi tu, Amelia, sicuramente significa che noi dobbiamo tirar fuori quelle nostre caratteristiche umane, psichiche, profonde, che appartengono più che a noi al fatto di far parte della razza umana, diciamo così, all'interno di un disegno più ampio, altrimenti diventa veramente difficile sopravvivere in questo mondo, ma anche fronteggiare i cambiamenti che stiamo affrontando e che secondo me affronteremo in maniera ancora più repentina nel futuro. Quindi abbiamo bisogno di avere capacità di rassicurazione, di grounding, capacità di relazioni molto, ma molto più potenti di quanto finora le abbiamo potute avere. E questo permette, come dicevi tu anche Amelia nella tua relazione, diciamo, utilizzare molto di più quegli strumenti che sono strumenti come il coaching, come il mentoring, come il counseling, come il team coaching, ma anche come i percorsi di mindfulness che all'interno poi di strumenti, perché poi a me piace molto l'integrazione, no? Cioè al di là del percorso statico della mindfulness, inserirla in tutte le tecniche, perché non abbiamo poi così tanto, voglio dire, chance di poter funzionare col nostro pilota automatico. Tutto quello che è stato detto fino ad ora ci racconta di come dobbiamo essere aperti a questo mondo che è spesso stato relegato, no? Relegato in un mondo umanistico, filosofico, lontano da una serie di variabili. E Francesco, ci sei? Vuoi dare anche tu una, diciamo, una chiusura? Sì, Laura, che dire, non posso aggiungere altro dopo quello che avete egregiamente detto durante le relazioni e gli interventi e detto anche adesso in sintesi dell'intero convegno. Sono contento perché abbiamo affrontato, come ho anche immaginavo, quindi ho anche anticipato in premessa nei miei saluti, abbiamo affrontato una tematica che avrà sempre di più, a mio modo di vedere, diciamo un'importanza fondamentale nelle organizzazioni aziendali, e lo avete anche dimostrato, avete dimostrato anche l'utilità. Per cui continuiamo così. Io mi associo ai tuoi ringraziamenti nei confronti di Sonia Raus e tutto lo staff del Nazionale, perché vanno sempre alla grande, sono super, super, super. Questa dimostrazione che un'associazione di direttori del personale non può
essere organizzata. Va bene, facciamoci pure questi complimenti. Ringrazio tutti ancora una volta, soprattutto i relatori per i loro interessanti spunti, i loro interessanti interventi e per la loro disponibilità, perché non è facile abbandonare i propri interessi professionali, sia pure per scopi così importanti. Ringrazio ancora una volta te, Laura e Donato, per l'organizzazione, per l'idea soprattutto che avete avuto. E da ultimo, ma non perché sono ultimi, coloro che sino adesso ci hanno ascoltato con attenzione, siamo stati sempre tanti. In un momento come quello che stiamo affrontando non è facile avere un webinar con più di 130 partecipanti, quindi complimenti a tutti e grazie ancora, alla prossima. Grazie, grazie Donato e buon rientro. Grazie a tutti voi. Al lavoro. Grazie di cuore. Alla prossima. Grazie. Alla prossima. Facciamoci un applauso. Grazie. Alla prossima. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci, grazie. Buongiorno a tutti. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci. 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 Molte grazie, a presto. Arrivederci, complimenti. Arrivederci, grazie. Complimenti a tutti. Grazie, grazie. Buonanze. A voi. Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno.